Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del pallone, la domenica calcistica di TV6 che oggi è un extra large perché ovviamente nella prima parte inizieremo con il campionato di Serie B che ha visto questo pomeriggio il Pescara pareggiare 0-0 all'Ardenza di Livorno, secondo 0-0 consecutivo per gli uomini di Pillone. Ne parleremo nella prima ora di trasmissione, poi come di consueto spazio a tantissima Serie D con due derby, l'hanno vinte le formazioni in trasferta, altre due partite, insomma tanti gol, perché in questo fine settimana i gol sono stati praticamente solo in Serie D, perché in Serie B il Pescara ha pareggiato 0-0 ieri, stesso punteggio per il Teramo a Gubbio. Do la buona serata a William Carosella. Ciao William. Buonasera, buonasera a tutti. E in redazione saluto Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao a tutti, buonasera. Che ha seguito la partita questo pomeriggio con noi insieme ovviamente a Paolo Renzetti. William l'ha vista da casa. Andiamo subito a vedere i risultati partendo dalla Serie A velocemente, perché si sta giocando Torino-Inter con i Granata in vantaggio 1-0, gol di Armando Izzo. Poi più tardi c'è anche Lazio-Juventus, assolutamente partita molto molto importante questo pomeriggio, tanti gol, 4 del Frosinone a Bologna, 6 tra Atalanta e Roma, partita clamorosa anche al Tardini di Parma, 2-3 per la Spal, insomma tante emozioni. In Serie B si sta giocando Brescia-Spezia e siamo niente meno che sul 3-4 in favore della formazione spezzina, davvero sempre botta e risposta, vantaggio dello Spezia, pareggio del Brescia per 3 volte, adesso nuovo vantaggio dello Spezia 3-4. Nel pomeriggio si è giocato, oltre a Livorno-Pescara 0-0, anche Venezia-Padova, partita terminata 2-1, anche questa partita decisa nel finale, nella settimana in cui riposa il Benevento, domani sera al Bentegodice, cioè Verona-Cosenza. La classifica di Serie B, la vediamo, anche un po' per renderci conto. Tenete conto che questa classifica per il momento prevede la sconfitta del Brescia, che sta maturando in questo momento, ma ovviamente una classifica che potrebbe cambiare qualora il risultato del Rigamonti cambiasse. Palermo 37, Brescia 35, Lecce e Pescara 34, Verona, Benevento, Spezia e Cittadella 30, 29 per il Perugia, 27 per la Salernitana, 26 per la Cremonese, 25 per Venezia Ascoli, 20 per il Cosenza, 18 per il Foggia, 17 per Crotone e Carpi, 16 per il Livorno, 15 punti per il Padova. Prima di andare con William all'analisi, a vedere il servizio e quant'altro, io direi di vederci velocemente anche i risultati degli altri campionati, ovviamente in Serie C, Girone B. Questa è la giornata completa che si è completata ieri con lo 0-0, come detto, tra Gubbio e Teramo. Vediamo anche in questo caso la classifica, con il Teramo che sale a 24 punti, scavalcato dal Rimini che va a 26, il Gubbio sale a 28, c'è il Pordenone, benché abbia perso in casa contro il Rimini 1-2, a 46 in vetta, più 8 su Limolese, che diventa la seconda forza del campionato, davvero meritatissima questa posizione per la formazione di Dionisi. Serie D, Girone F, vediamo anche in questo caso i risultati di questo pomeriggio. 24esima giornata, Campobasso di Sina 1-1, Castelfidardo Materica 0-2, Cesena San Giustese, questa partita giocata ieri, 1-1, Giuliano Francavilla 1-4, Isernia Savignanese 1-1, Montegiorgio Forlì 1-0, Agnonese Sammorese 1-1, Pinetore Canatese 1-3, Notaresco Vezzano 1-4 e Vastese Sant'Arcangelo 2-2. La classifica dopo 5 giornate del girone di ritorno comanda il Cesena, il Materica recupera 2 punti, va a meno 8 a 46, Notaresco 40, San Giustese 39, Recanatese 38, Francavilla 37, Montegiorgio 35, Pinedo 34, Sammorese 32, Savignanese 30, 29 il Giulianova, 28 il Campobasso, 27 la Vastese, 25 la Esina, 24 la Vezzano, 23 Forlì Isernia, 22 il Sant'Arcangelo, 20 l'Agnonese, 14 il Castelfidardo. Ma avremo modo poi di parlarne dopo. Vi dico già che avremo ospite con noi nella seconda parte, dalle 20:30 in poi, il difensore del Francavilla Claudio Cafiero, oggi Francavilla vittorioso a Giulianova proprio 1-4. Però per rimanere nelle tematiche di Serie B, William, io ti riproporrei la classifica, sì, per chiederti se tutto sommato, considerando che
il Palermo ha perso, il Brescia sta perdendo, insomma una serie di risultati, tolto il Lecce che ha vinto a Salerno, però insomma anche un punto in certi casi può essere buono. Poi noi ovviamente adesso tu sorridi e hai ragione, perché poi questi due ultimi due pareggi del Pescara, tutti e due per 0-0, vanno un po' interpretati. Sì. Questo, se quello di con la Cremonese abbiamo detto all'unanimità che era stato un punto guadagnato, questo lo è anche questo di Livorno, penso di sì. Questo specialmente. Questo diciamo. Forse ancora di più. Ma guarda Jacopo, premesso che io ho sempre sostenuto che dopo la sosta natalizia si assiste a un altro campionato. È un altro campionato perché è la storia che lo insegna questo. Però devo dire che in questo esordio di seconda parte di campionato del Pescara, diciamo, ci sono delle perplessità. Le perplessità per quanto riguarda il gioco della squadra, le caratteristiche di questa squadra, che sicuramente non gioca come giocava prima. E quindi questi due pareggi ritengo che alla luce della classifica che possiamo vedere sono due punti d'oro, nonostante prestazioni discutibili, in particolare quella di questa sera, di questo pomeriggio, che praticamente avremmo sicuramente non meritato questo punto. Certo. Io direi, William, allora, di andarci a vedere, poi faremo anche con Andrea delle considerazioni sulla partita di questo pomeriggio. Innanzitutto, vediamoci le immagini della partita. Livorno-Pescara 0-0, Paolo Renzetti. Due legni, le parate di Vincenzo Fiorillo salvano il Pescara dalla sconfitta in casa del Livorno, che i punti avrebbe meritato la conquista del successo in una gara che ha denotato il momento non brillantissimo del Delfino, che raccoglie il secondo 0-0 di fila dopo quello interno con la Cremonese. Poco da salvare per gli abruzzesi in una gara in cui Mancuso e compagni non sono mai riusciti a tirare nello specchio della porta difesa da Mazzoni. La classifica per carità resta ottima, ma se si vuole continuare a sognare occorre tornare ad offrire prestazioni all'altezza, anche perché domenica prossima all'Adriatico arriverà la vice capolista Brescia. Senza Campagnaro e Brugman e con Memusciai recuperato a tempo di record, il tecnico Pillon rilancia a centrocampo Canute come regista, dando fiducia a Melegoni e lasciando in panchina Macin. Prima convocazione per Bruno. In attacco si rivede Antonucci, Labronici, Di Breda rispondono con il 3-4-1-2. All'Ardenza ci sono 6.000 spettatori agli ordini di Piscopo d'Imperia. Si parte con il Delfino propositivo, che al nono si rende minaccioso con Gravion, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo non trova la porta di Mazzoni. Gara combattuta ed equilibrata almeno nella prima parte di tempo, con tanto gioco a centrocampo. La squadra di Breda si vede poi al 23esimo con un tiro al lato di Luci dai 25 metri, molto più pericoloso alla mezz'ora Canutè, che prima del limite mira l'angolino mettendo di poco fuori, ma l'occasione più pericolosa arriva al 31esimo con un palo pieno di Gonnelli e con Fiorillo battuto. Break della squadra di casa, pericolosa poco dopo al 32esimo con Valiani, che serve Diamanti, che di destro tira da posizione defilata trovando la deviazione sopra la traversa dell'estremo abruzzese. Soffre la squadra di Pillone, che mantiene però lo 0-0 al cospetto dei locali in crescita dopo il timido inizio. Mancuso e compagni trovano invece difficoltà a centrare la porta difesa da Mazzoni, mai veramente impegnato, e così al 42esimo è Giannetti in aria a sprecare mandando la sfera sopra la traversa. Piuttosto male il Pescara, che chiude in grande affanno il primo tempo, che finisce però senza reti. Nella ripresa al secondo minuto Di Gennaro di testa va a colpire a botta sicura con il miracolo di Fiorillo. Al quinto la risposta biancazzurra è affidata a Mars, che alza però troppo la mira. Squadre in campo con gli stessi 22 d'inizio partita e con i locali più determinati, e che all'ottavo con Diamanti colpiscono un altro legno con un tiro a giro che non avrebbe lasciato scampo a Fiorillo, che viene però salvato dal palo. Al decimo Pillone, sempre più preoccupato, manda in campo Monachello per Antonucci, mentre la squadra di casa continua a dominare e a sprecare, come accade al 16esimo con Diamanti, che mette fuori davanti al portiere Vincenzo Fiorillo. Il Pescara soffre al 20esimo e ancora l'estremo abruzzese, che deve dire no ad Agazzi con i pugni, e qualche secondo dopo a respingere su Valiani in calcio d'angolo. Spinge senza soluzione di continuità la formazione labronica, che però accusa un leggero calo fisico, con Pillon che chiama in panchina al 27esimo Marras per coprirsi e mandando in campo Ciofani. Biancazzurri poi insidiosi al 32esimo con Melegoni, che però in area toscana litiga con il pallone davanti al portiere di casa. A 10 minuti dal termine tocca all'ex Bruno entrare in campo al posto di Canutè, con l'11 di casa che
continua a premere, sfiorando il gol anche al 92esimo con l'onnipresente Diamanti, ma questa volta la mira non è delle migliori, anche a causa di una deviazione per il Pescara dopo 4 minuti di recupero. Arriva così un punto che, per come si erano messe le cose in campo, è davvero un punto d'oro. Insomma, un punto d'oro, lo ha detto, caro William, anche il nostro Paolo Renzetti, che insomma oggi era al Picchi di Livorno. Ora, facciamo una valutazione che, diciamo, può essere anche prima di stretta attualità, e l'abbiamo fatta, è un punto d'oro. Adesso, in un ambito complessivo, è evidente che questo Pescara non è quello che avevamo imparato a conoscere nella prima parte di stagione. Mi sembra abbastanza evidente. Certo. E questo mi fa pensare anche che gli atteggiamenti, l'atteggiamento dell'allenatore, le scelte dell'allenatore sono dettate, secondo me, dal fatto che, siccome l'allenatore vede tutti i giorni i giocatori, evidentemente si è accorto che i giocatori non sono quelli di inizio stagione, anche psicologicamente, per, diciamo, per vari motivi. E allora assistiamo a un Pillon estremamente pragmatico, prudente, è cosa che a Pescara, proprio per mentalità, non lo si accetta. Però, infatti oggi nei messaggi è cominciato a spuntare il nome di Rumignani. Sì, addirittura. Si ritorna a Rumignani. Però c'è da dire che può anche darsi che l'allenatore si renda conto di questa situazione, per cui diventa un pochino più difensivista e fa buon viso a cattivo gioco per guadagnare quei punti che sono sicuramente utili e che magari ci fanno poi passare questo periodo buio, questo periodo sicuramente non buono, specialmente oggi, veramente la squadra era inguardabile, e poi ricominciare con l'entusiasmo di prima. È una scommessa. L'allenatore poi però deve anche decidere chi far giocare, perché andiamo verso la fine del campionato e certi equivoci devono essere sicuramente risolti. Perché? Perché Monachello, insomma, chi è l'attaccante? I due esterni che non segnano, Mancuso che fa il centravanti, ma oggi è stato annullato proprio, anche se non sono arrivati molti palloni, però Di Gennaro lo ha veramente annullato. Per cui, se dobbiamo fidare per un eventuale salto, o perlomeno per partecipare ai playoff, con questi dubbi, allora la cosa diventa... Però c'è da dire anche chi dice: la squadra si è salvata, perché chiaramente la salvezza l'abbiamo acquisita, anche se non matematicamente, e allora tanto vale tentare, tanto vale essere più spregiudicati, più galeoniani, diciamo. Ok, no? Però ti faccio questa controdomanda, riprendendo il tuo ragionamento. Sì. Tanto vale osare. Io ne ho fatti tre di ragionamento. Ma questa squadra in questo momento ha la forza anche di osare? Perché poi, le intenzioni vanno accompagnate dalle gambe. Sì, ho capito, però vedi, tu hai fatto una domanda giusta, ma chi deve inculcare alla squadra la mentalità offensiva, la mentalità, diciamo, di... Sì. Chi deve inculcare questa mentalità? Tu dici è l'allenatore. È l'allenatore, chiaramente, che deve essere lui per primo un po' spregiudicato. Per cui non carica di responsabilità, di grandi responsabilità, i giocatori, i quali magari si sentono anche autorizzati a fare cose che magari tentano di non fare, perché magari se sbagliano poi le critiche piovono. E allora, però, è sempre l'allenatore che deve... Tant'è vero che ho pensato... Tanto 4-4 tra Brescia e Spezia, ecco, sì. Partita incredibile. Tenuto conto che oramai si è arrivati alla... cioè la salvezza è stata conquistata, e se il Pillon non riesce ad essere un po' spregiudicato, può anche darsi che si cambi l'allenatore. Certo, però sarebbe oggettivamente, io adesso... Ma qui non voglio entrare, ma per carità, Pillon... Non voglio entrare nelle scelte, però
se rivediamo la classifica, sostituire un allenatore perché una squadra non era costruita per vincere si trova al terzo posto insieme a Lecce, ho detto prima che noi siamo a tre punti dalla vetta, insomma non è che siamo in una condizione, però abbiamo conquistato la salvezza e dobbiamo provarci. E io parlo dell'eventuale cambio di allenatore per essere più spregiudicati e tentare il tutto per tutto, se continuiamo con le prestazioni contro la Cremonese e contro il Livorno. Perché se questa squadra ha perso le caratteristiche che aveva e continuiamo con questo trend che sicuramente non è per una squadra anomala. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che vedi, i discorsi sono tutti validi. Con questa classifica noi i play-off li abbiamo assicurati, capito? E quindi è anche un obiettivo che nemmeno ci siamo prefissi all'inizio del campionato. Certo. Quindi staremo a vedere, nel senso che se questa squadra continua a giocare come ha giocato oggi, per l'amor di Dio, c'è veramente da mettere mano anche a livello di mercato. Mancano 4 giorni, ma qualche cosa bisogna cambiare, perché l'allenatore si deve far sentire secondo le esigenze che lui ritiene che siano necessarie per continuare ad essere protagonisti in questo campionato, perché certo. Parliamoci chiaro, la qualità dei giocatori c'è. Noi abbiamo una buona squadra che praticamente si sta facendo valere, o perlomeno fino alla sosta. Certo. Intanto fammi rispondere con la partita contro la Salernitana, quella è stato un capolavoro. Poi entriamo anche sul ragionamento post Salernitana. Intanto fatemi rispondere al nostro telespettatore da casa che ci chiede quando inizia Serie D. 20:30. Alle 20:30. Un'ora sulla Serie B e poi un'ora fino alle 21:30 sulla Serie D. Andrea, vengo da te per chiederti, perché poi le letture possono essere molteplici, anzi, facciamo così, le letture sono due. Potevano tranquillamente queste essere due sconfitte, e allora che senso ha magari dire proviamoci a fare che? Anzi, probabilmente ci stiamo provando non perdendo, uno potrebbe ribaltarlo così il discorso. Però quello che diciamo più colpisce è l'atteggiamento della squadra. Se la Cremonese è una squadra forte, tignosa, in fase difensiva, ha degli elementi importanti, ha un allenatore che guarda con grande attenzione alla fase difensiva, e lì ci sono state delle difficoltà. Poi ieri la Cremonese ha battuto nettamente il Palermo, quindi Cremonese è una squadra forte, rinforzata anche dal mercato. Il Livorno è una squadra altresì di dimensione diversa, è una squadra di bassa classifica che comunque non perde da 6 partite, ma che non giocava da molto tempo, da quando il campionato si era fermato, turno di riposo alla prima di ritorno. E che una squadra come il Pescara, con la Cremonese, va incontro a certe difficoltà e non fa un tiro in porta, ma non riesce a fare un tiro in porta neanche in casa di una delle ultime squadre del campionato, questo fa riflettere. Soprattutto fa riflettere il fatto che si è persa quella spensieratezza. Ora, l'unica cosa che potrebbe in parte scagionare la squadra e Pillon è: si è fatto un certo tipo di richiamo di preparazione, ora le gambe sono un pochettino pesanti e quindi evidentemente manca quella brillantezza per essere efficaci in zona gol. Questo è un tipo di lettura. Un altro tipo di lettura è che probabilmente, come abbiamo detto questo pomeriggio, la mentalità di Pillon non è tale per cui ci possa essere quell'ultimo salto di qualità, quel salto di qualità che permette alla squadra di lottare per le prime due posizioni fino alla fine. È una lettura che chiaramente restringiamo a queste due partite, però ci ricordiamo bene come già quando il Pescara ha raggiunto il primo posto c'è stato un mese e mezzo di flessione, interrotto da quelle due vittorie con cui si è chiuso l'anno, con il Venezia
partita risolta da un Eurogol di Brugman, e con la Salernitana 2-0 sotto, poi quella grande rimonta, un grande secondo tempo. Diciamo che il Pescara ha fatto un grande secondo tempo a Salerno, e poi nelle partite precedenti e seguenti ha un po' titubato. Ci sono delle problematiche evidentemente nella formazione titolare, perché se si vuole restare competitivi, oltre a ritrovare un po' più di spregiudicatezza, servono gol a sostegno di Mancuso. Mancuso fa le gol, come dice un tormentone virale che gira da diversi mesi sui social, però serve qualcuno che faccia i gol come Mancuso, o quasi come Mancuso. Serve il secondo violino. Antonucci e Marras non assicurano gol. C'è uno storico di quest'anno e uno storico nella carriera di Marras in particolare. E quindi o il Pescara cambia modo di giocare, si gioca con le due punte, Mancuso è un nuovo attaccante, oppure dal mercato è il caso che arrivi un esterno che garantisca gol, altrimenti si farà fatica a tenere la scia delle primissime. Quanto ha inciso, Andrea, secondo te, l'assenza di Brugman? Sicuramente ha inciso, però Brugman era in campo. Perché si dice anche che il Pescara abbia il miglior centrocampo, no? Si dice che il centrocampo del Pescara, ma il centrocampo del Pescara forte, secondo me, è Memusciai, Macin e Brugman. Sì. Ma non c'erano, due non c'erano. E Memusciai è stato recuperato all'ultimo minuto. Insomma, abbiamo giocato senza centrocampo, perché Meligoni non è che abbia fatto una grande partita. Ma il Pescara ha avuto delle partite non brillanti neanche col centrocampo titolare. Sì. Poi oggi è chiaro, l'assenza di Brugman sicuramente si è fatta sentire, ma se ne facciamo una questione di mentalità, di approcciare la partita in un certo modo, io non penso che la presenza di Brugman potesse essere dirimente sotto questo punto di vista. Certo, è meglio averlo in campo, non c'è dubbio, anche perché Brugman, al contrario di altri, ha anche il colpo in canna che ti può risolvere la partita. Però se la mettiamo sotto il profilo dell'atteggiamento, qualcosa in più ci si poteva aspettare, perché ora, questo è fondamentale, la piazza, il pubblico si aspettano, visto che la squadra ha mantenuto una certa classifica, un ultimo salto di qualità, e quindi ora l'obiettivo deve essere quello. Se non ci si riesce, è chiaro che si resta un po' delusi. Sì, sì. Andrea, scusami, praticamente si è detto, si è elogiata la difesa. Io non direi proprio, perché questi hanno tirato in porta 6 volte contro un tiro in porta che abbiamo fatto noi, e hanno fatto 16 tiri in porta. 16 anche tiri totali, di cui 6 in porta. No, 16 fuori e 6 diretti in porta. Fa 22, sì, aggiungiamo. Sì, esatto, sì. E quindi sono numeri devastanti. Però quindi il Pescara non ha preso Fiorillo, io salverei solo Fiorillo, perché tutto sommato hanno avuto dei corridoi in difesa contro la nostra difesa inspiegabili, per cui hanno tirato in porta parecchie volte. Aggiungo. Io boccerei tutta la squadra, per dire la verità. William, aggiungo che contro la Cremonese il Pescara non ha fatto nulla in fase d'attacco, e la Cremonese, agendo di rimessa con le sue ripartenze e anche con qualche palla inattiva, ha creato i presupposti per il gol, perché Mogos e Piccolo hanno avuto le due grandi palle gol per vincere la partita. Quindi anche in quel caso una traversa ha salvato Fiorillo, oggi due pali hanno salvato il Pescara, quindi è in parte vero che la difesa va elogiata. Certo, 0 gol presi con la Cremonese oggi, però le occasioni sono state concesse, mentre d'altro canto in fase d'attacco non si è fatto nulla. Vedremo nelle prossime partite se questa è una contingenza, e poi già dalla gara col Brescia si ritroverà una squadra brillante, oppure se effettivamente la squadra fa fatica a fare l'ultimo salto di qualità. Magari Andrea, potrebbe portare qualche sostegno in più anche lo stesso Pillon, non lo so. Scusami Andrea, potrebbe anche essere vera la cosa che praticamente questa squadra ha un calo fisiologico, per cui ha tutte le possibilità per tornare ad essere una squadra competitiva come lo è stata precedentemente?
Però il fatto che i due esterni non segnino è un fatto, sì, questo è un problema, perché in effetti, se vuoi vincere le partite devi segnare. William, a livello di mercato, se come sembra il Pescara continuerà a giocare con il 4-3-3, dov'è che puoi migliorare il Pescara? Puoi migliorare il Pescara dando a Pillon un esterno che faccia più gol. Qualcuno potrebbe dire, beh, però De Sole ha giocato qualche scampo, l'ha fatto due gol con Lecce, lui è uno che fa gol ma non trova spazio. Anche questo è vero. Si potrebbe prendere un esterno con un po' più di partite, con un po' più di qualità, e mettere a disposizione di Pillon per continuare a fare questo 4-3-3 e avere un secondo violino, cioè uno che, come ho detto oggi, la Padula fece 30 gol nell'anno di Oddo, ok, però Caprari ne fece una quindicina, cioè serve, certo, quel secondo marcatore, serve quella seconda bocca da fuoco. Quindi se si continua col 4-3-3 lì si può migliorare il Pescara, lo si può migliorare creando anche un'alternativa a Del Grosso, e dovrebbe essere tesserato Liviero. È arrivato Bruno al posto di Palazzi, Bruno è il settimo centrocampista, per il resto il ruolo è coperto, quindi il Pescara va migliorato negli esterni cercando qualcuno che faccia gol, oppure deve arrivare un centravanti con Mancuso che tornerà a fare l'esterno. Cioè, queste sono le alternative per migliorare l'11 base del Pescara, che per il resto difficilmente può essere migliorato, perché il centrocampo è uno dei migliori, in difesa non sta giocando Campagnaro, Scognamiglio sta facendo bene, ma quando sarà il tempo tornerà Campagnaro. Per il resto è difficile migliorare, sì, così tanto questo, sì, organico, sì, a meno che non si facciano degli investimenti clamorosi, ma non è neanche il tempo. Ma Monachello andrà al Livorno? Se dovesse arrivare un altro attaccante, Monachello potrà essere liberato per tornare all'Atalanta, e l'Atalanta lo girerà al Livorno o più probabilmente al Padova. Però deve arrivare un altro attaccante. Con Cocco sul mercato dovrebbe arrivare Bellini. Se arriva un altro attaccante sarà liberato Monachello. Eh sì. A proposito di attaccanti, ne ha parlato anche Pillon oggi al termine della partita. Allora li ascoltiamo, i due allenatori, Giuseppe Pillon e Roberto Breda. Parliamo di questo pareggio, per come, per quello che abbiamo visto dalla tribuna, è un punto d'oro. Sì, un punto sofferto in una giornata non molto positiva nostra, nel senso che abbiamo sbagliato tecnicamente tanto. Noi eravamo molto decisi nei contrasti nel primo tempo, non siamo stati bravissimi a attaccare la profondità in attacco, perciò abbiamo sofferto loro, abbiamo sofferto la loro fisicità, specialmente nel quarto d'ora finale del primo tempo e nell'inizio del secondo tempo. Poi abbiamo spostato un po', mettendo una punta di più, un po' un peso offensivo, e alla fine ci siamo, col 3-5-2 abbiamo cercato di portare a casa un risultato utile e importante contro una squadra, secondo me, che in questo momento sta molto bene. Ha detto Alessandro Bruno qualche istante fa ai nostri microfoni, il Livorno ci ha messo qualcosa in più del Pescara, aveva più voglia di portare a casa il risultato, è d'accordo con questa analisi? Sì, sì, sono d'accordo, erano più spirito, più determinati, più aggressivi di noi. Dobbiamo imparare da questo, che noi dobbiamo tornare ad essere aggressivi, più tosti e sbagliare meno tecnicamente. A Verona, nella gara di domenica scorsa con la Cremonese, ed oggi non si è visto un Pescara brillantissimo, soprattutto un Pescara che ha dimostrato di avere dei problemi in zona gol, eccezione fatta per la gara di Salerno. Secondo lei perché? A Verona in che senso? Dico, eccezione fatta per la gara di Verona, con la Cremonese ed oggi Pescara ha avuto problemi in attacco, non ha segnato. Sì, no, è vero, abbiamo avuto delle difficoltà oggettive, non abbiamo concluso molto. È un periodo un po' così, ho detto, bisogna lavorarci su, capire dove possiamo migliorare e capire cosa bisogna fare per cercare di avere più peso offensivo. Un po' la bestia nera del Pescara nelle oggi ultime, no. Oggi no, però è andato molto vicino alla conquista dei tre punti. Livorno, che avrebbe meritato la vittoria, lo hanno riconosciuto tutti, anche il tecnico Pillon, soddisfatto credo della prova della sua squadra. Sì, soddisfatto da prova, è un peccato appunto non aver portato a casa i punti, perché giocare contro la terza del campionato, adesso è diventata quarta, con i valori che hanno e fare questo tipo di gara e non portare a casa il bottino pieno, logico che un po' ci rimane male, però rimane una grande prestazione, giusto atteggiamento. Siamo ripartiti dopo la sosta, perché per noi era la prima, come un po' volevamo come prestazione, peccato appunto per i punti. Lei è riuscito un po' a trasformare in meglio questa squadra dal suo arrivo, però la classifica resta ancora piuttosto complicata. Il campionato a 19 squadre fa sì che siamo tutti là, però stavamo peggio prima, adesso dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo pensare a migliorare, abbiamo 4 giorni di mercato, numericamente siamo un po' pochi, però la squadra non è che ha bisogno di chissà che cosa, deve solo concentrarsi sul lavoro, perché
abbiamo dei ragazzi che hanno qualità e possono fare ancora meglio. Concentrandoci sul lavoro, sappiamo che abbiamo poco margine d'errore, perché appunto siamo tante squadre là. A proposito di mercato, oggi nel secondo tempo in campo per il Pescara è entrato Monachello, che i rumors di mercato dicono possa interessare anche il Livorno. Lei ci conferma questa voce? Monachello è un obiettivo del Livorno, è un giocatore che a lei piace, farebbe al caso del Livorno Monachello? Monachello è un ottimo giocatore, in questo momento sembra che la linea sia verso un altro, però da qua a quattro giorni non lo so cosa può succedere, rimane un giocatore di qualità. Queste erano le voci dei due allenatori. Oh, come ti è sembrato Pillon, William? Mi è sembrato un po' preoccupato. Preoccupato perché chiaramente vede che la squadra non risponde ai suoi dettami come prima, c'è qualche problema. Però io penso che lui abbia fiducia nel prosieguo del campionato e che la squadra possa tornare ad essere quella di prima. È una scommessa, però lui, chi più di lui può valutare se questo è possibile o meno? Lui vede la squadra tutti i giorni, quindi chiaramente si rende conto di come era prima la squadra e di come quella di oggi. E allora ecco ancora di più che dico, ma siamo così sicuri che non risponda davvero ai dettami? Tu quando sei arrivato qualche minuto fa, la prima cosa che hai detto è con un velo di stupore, a un certo punto è entrato anche Ciomani per Marras, sì. Come se volessi dire, beh, a quel punto l'allenatore fa capire che non ci nemmeno prova. Alla fine, il Pescara il punto l'ha preso. Ecco, appunto, ma vedi, Pillon, alla fine ti dice: siamo così sicuri. Voi siete, avete criticato che io abbia sostituito Marras con Ciofani, che ha rinforzato il cervello, e abbiamo fatto il 4-5-1 per esempio, per dire, insomma, e alla fine ha conquistato il punto, ha ragione lui. Però c'è da dire che c'è stata anche un po' di sfortuna da parte loro e un po' di fortuna da parte nostra, altrimenti questo discorso non varrebbe un fico secco. Perché? Perché quelli hanno preso due pali, hanno fatto in porta, hanno tirato, Fiorella ha fatto due miracoli. Faccio una domanda. Insomma, la partita era da perderla, quindi inoltre, al di là del visto Pillon preoccupato, ma te sei preoccupato? Io, guarda, sono confuso più che preoccupato, confuso, perché non so che cosa potrà succedere nel prossimo futuro, perché non riesco a capire. D'altra parte ci sono i tecnici che dovranno capire meglio di me che cosa si può inventare però ha ragione Andrea Costantini, che praticamente ha detto bene, che se noi riusciamo a prendere un attaccante che ti garantisce una doppia cifra di gol, praticamente, insomma, le partite, anche se le dovessimo giocare male, però alla fine tu fai gol, e poi, perché lo 0-0 è un mezzo miracolo quello di oggi. Sì, assolutamente. Andrea, vengo da te per chiederti, in fase di mercato, noi abbiamo ascoltato venerdì la conferenza stampa di Pillon, che ha detto: io non ho mai detto che Monachello è in uscita. Io sì, ha cominciato ad essere anche un po' nervoso. Però sì, sul mercato, insomma, come sì, ogni allenatore giustamente vuole rispondere. Ho capito, ma i giornalisti fanno le domande, l'allenatore penso che sappia qualcosa. No? Io non ho mai detto che Monachello è in uscita, ho sempre detto, Andrea ha detto che Cocco è in uscita, cioè è ancora qua, ma è in uscita. E poi ho sempre detto, anche la società con cui mi sono incontrato qualche giorno fa, che ognuno che esce noi lo rimpiazziamo, se esce un attaccante lo rimpiazziamo, se ne escono due ne prendiamo due. Sì, è così facile. Però non è semplice. La situazione per quanto riguarda Monachello mi sembra piuttosto lineare. Lui è un giocatore in prestito al Pescara e resterà a Pescara se non arriverà un'alternativa, perché il giocatore chiaramente vuole più spazio, a Pescara non lo sta trovando, gioca spizzichi e bocconi, lui vorrebbe un impiego con maggiore continuità. Però scusami Andrea, ti lancio una provocazione, te prima hai detto giustamente, io sono d'accordo con te, il Pescara o migliora sugli esterni in fase realizzativa, cioè sì, o prende un esterno
che riesca a portare una dote di gol e quel secondo violino di cui parlavi prima, oppure deve riallargare Mancuso e prendere un attaccante. Ma riallargare Mancuso per prendere un attaccante, allora non conviene riallargare Mancuso e mettere Monachello a quel punto? Il problema è che se si è arrivati a questo assetto è perché Monachello non ha convinto fino in fondo. Monachello ha segnato 3 gol distribuiti in 2 partite, a Brescia e alla Spezia. Per il resto ha fallito delle partite importanti, ricordo quella col Carpi, divorò un gol clamoroso, a Verona ha mancato diverse opportunità. Quindi Monachello non sta giocando perché non ha reso per quello che ci si aspettava, anche se gli si riconosce che è un giocatore importante, che ha delle qualità, però non ha reso. E allora migliorare il Pescara vuol dire prendere o un altro centravanti e riportare Mancuso largo, un centravanti che renda di più in termini di gol e di peso specifico, oppure restare con Mancuso centravanti, cosa che molti vogliono, e prendere un esterno che faccia gol. Quindi Monachello non gioca tanto perché non ha reso per quel che ci si aspettava, però non lascia Pescara se non arriva un giocatore che sia la sua alternativa. No, perché molte trattative poi non sappiamo se nello specifico sia la realtà dei fatti, però molte trattative dicono alcuni centravanti, tu Minello, Rossi, non sono voluti venire perché tanto poi non troverebbero spazio, Mancuso alla fine giocherà da centravanti, con un attaccante che segna così tanto nessuno si vuole mettere in competizione. Se si garantisce però al giocatore che avrà spazio perché si giocherà con Mancuso esterno e lui centravanti, io credo che la scelta, cioè il problema, il giocatore la farebbe col Pescara. Ti faccio una domanda, allora. William, scusatemi, vi dico questo, Rossi, Alessandro Rossi, giocatore che ha rinnovato con la Lazio e che si pensava potesse venire a Pescara, alla fine è andato a Venezia, 2 partite potenziali, 2 volte titolare. Col Pescara Rossi non sarebbe stato titolare contro la Cremonese e probabilmente neanche oggi, magari avrebbe trovato spazio a partita in corsa, però Rossi, che ha fatto tribuna e panchina nella prima parte di stagione con la Lazio, va a Venezia e gioca e pensa al suo futuro intanto, mettendosi in evidenza e giocando, accumulando minuti. A Pescara sarebbe stato difficile. Penso lo stesso ragionamento ha fatto Tumminello, che è destinato ad andare a Lecce. Sì, certo. Che non ha attaccanti bravi, ma non ha attaccanti che siano stati esplosivi. Quindi Tumminello se la gioca con i vari Lamantini e Palombi. Però scusatemi, allora vi faccio una controdomanda. Intanto poi rispondiamo all'amico da casa che ci chiede di Celli, ovviamente. Giocatore del Teramo che ieri si è fatto male, è uscito anzitempo. Vi faccio una domanda. Ok, ammettiamo che arrivi questo benedetto attaccante e Monachello vada via e parta titolare e si rimette Mancuso sull'esterno alla prima mezz'ora, non alla prima partita, alla prima mezz'ora che l'attaccante nuovo non segna, si dirà: ah, ma perché allora Mancuso deve giocare esterno, riportiamolo al centro e si ricomincia da capo. No, vabbè, ma dopo mezz'ora mi pare un po' esagerato. Io ho volutamente esagerato, no, però sai che potrebbe succedere. A Pescara può succedere, è successo di tutto, quindi può succedere. Cioè, allora a quel punto non conviene direttamente andare a prendere un altro profilo di giocatore. Invece io mi faccio un'altra domanda: e se non dovessimo trovare uno che fa gol, un esterno che fa gol, come andiamo avanti? Sì, vabbè. No, finora come siamo andati? Io mi trincero dietro al fatto che in trasmissione le domande le faccio io. Scusa, faccio la domanda a te. Perché siamo stati primi in classifica e abbiamo fatto un ottimo campionato fino a poco fa? Questi sono discorsi, però ecco, attenzione, poi squadra, dobbiamo ricomporre un po' il quadro. Era Brugman che ci ha tolto le castagne dal fuoco in parecchie occasioni e ha praticamente nascosto le deficienze di realizzazione da parte degli esterni. Ecco William, però ora si fanno queste discussioni, ma sono discussioni che attengono a una squadra che deve cercare di fare un ultimo salto di qualità, ma la classifica è molto bella, cioè poi perché poi sembra che stiamo parlando di una situazione critica, assolutamente no, stiamo cercando di analizzare una situazione nella quale il Pescara deve cercare di fare quest'ultimo salto di qualità, un po' per mentalità e un po' da un punto di vista tecnico.
Però la classifica resta bella, se poi non dovessero arrivare questi rinforzi di mercato, si proseguirà così, la classifica al momento è bella, non so se il Pescara resterà in quelle posizioni di classifica, ma certo non parleremo di una squadra che rischia di finire invischiata nella zona play-out come è successo nelle ultime settimane dello scorso campionato, quando, ve lo ricorderete, dopo la gestione Epifani si pensava che questa squadra potesse anche retrocedere, quindi poi il quadro è totalmente diverso. La discussione è improntata a cosa serve ora a questa squadra per fare il salto di qualità e tenere o migliorare quella posizione ottima di classifica e magari andare in A diretta, quindi è un bel disquisire, è un bel polemizzare tra virgolette. Andrea, ma secondo te questa squadra è veramente forte? Per cui può ambire. Questa squadra non è più forte del Brescia, per avere quella posizione Palermo, di classifica all'inizio. Verona. Non aveva il pronostico che dicesse di stare in quella posizione di classifica, quindi Pescara sta facendo un campionato al di sopra delle iniziali attese. È chiaro che poi quando ci sei la colina in bocca, come si dice, l'appetito viene mangiando e si cerca di analizzare la situazione per capire se questa squadra può restare in quelle posizioni di classifica che all'inizio non si riconosceva come piazzamento ideale, perché ci sono dietro Crotone, Verona, Benevento, tutte squadre che devono stare ampiamente avanti. Sì, però c'è da dire Andrea che tenuto conto del fatto che si sapeva che questa squadra stava facendo anche più di quello che ci si aspettava, nel momento in cui ci siamo, qualche rinforzo dovrebbe venire fuori, finora non ne ho visti. Sì, sì, ma appunto quindi, in questi ultimi giorni di mercato cerchiamo di capire se la società farà questo sforzo, troverà, individuerà un giocatore ad hoc per fare un ulteriore salto di qualità. È chiaro che anche dalla società ci si aspetta che possa esserci uno sforzo ulteriore per permettere a Pillon di usufruire di un parco attaccanti che però poi lui deve sfruttare, perché oggi a un certo punto è uscito Marras, è entrato Ciofani, quindi insomma un po' tutte le componenti devono fare quel qualcosa in più per chissà sognare la Serie A. Chiudo dicendo che attenzione, è finita 4-4 Brescia-Spezia. Intanto io sono convinto che oggi aspettassero che il Brescia divorasse lo Spezia e andasse a prendersi la vetta della classifica. E così anche non è per stato. Il Brescia, perché il campionato è comunque difficile. Il Palermo ha perso due partite e parliamo del Palermo. Il Brescia oggi doveva far di un sol boccone lo Spezia, è andato più vicino a perdere che a vincere. Il Pescara doveva perdere, ha pareggiato. No, il Pescara sulla carta avrebbe dovuto vincere, quello che intende Andrea. No, capito. Cioè, sulla carta il Pescara doveva... Il Palermo avrebbe dovuto vincere. È per dire che il campionato non è semplice. L'importante è che il Pescara non smarrisca le qualità mostrate nella parte migliore del campionato. Una certa brillantezza del gioco, una certa spensieratezza. Però ci vuole qualche rinforzo per continuare. Questo Bellini, Andrea, che giocatore è? Poi comunque non sottovalutiamo Bellini, che arriverà tra martedì e mercoledì, ma questo è un giocatore che è stato anche cercato dalla Serie A spagnola, dal Betis, ha delle qualità importanti, ha impressionato anche un esperto di calcio come Giorgio Repetto. Magari noi sottovalutiamo Bellini, magari Pescara prende un centravanti che anziché essere l'ultima ruota del carro magari potrà fare la differenza. Certo. Vediamo, dall'Uruguay sono arrivati Brugman ma soprattutto Torreira, e quindi chissà che non esca fuori un giocatore che può essere lui l'arma in più. I risultati migliori nel Pescara praticamente si sono avuti quando abbiamo trovato la ciliegina. Sì, sì. Parliamo di Immobile, parliamo di Rebonato, parliamo di La Padula. Padula, insomma, adesso la Padula Mancuso. Ha fatto 30 gol, sì, Mancuso sì. Sicuramente oggi come oggi, e quindi speriamo. Ok,
Intanto fatemi rispondere, amico da casa, sulle condizioni di Celli, a parentesi aperta e chiusa sul Teramo, ma ci torneremo ovviamente martedì sera nel corso di Pro Teramo che torna alle 21, martedì sera. Ci chiedeva delle condizioni di Celli, ci fa sapere la nostra Ania Cantagalli in redazione che domani Celli fa la risonanza magnetica, si teme il coinvolgimento del collaterale del ginocchio sinistro, se dovesse essere confermata questa diagnosi, ovviamente che nel Teramo non si augurano, allora potrebbe esserci un mese di stop per il ragazzo. A quel punto il Teramo, che ha già mandato via Mastrilli, che è andato a Bisceglie, sarebbe senza esterni di ruolo a sinistra e dovrebbe tornare sul mercato proprio nelle ultime ore per cercare di trovare un sostituto a Celli. Mi spiegate perché in classifica siamo dietro a Lecce se abbiamo vinto lo scontro diretto? Caro amico da casa, te lo spiego subito. In realtà questa è un software che gestisce, la vediamo la classifica, è un software in cui basta aggiungere il risultato e la classifica la fa da solo. La classifica non è inserita manualmente, quindi deve essere un bug non lo so, magari anche solo a livello alfabetico, Benevento e Cittadella. Però magari, a livello visivo sì, a livello visivo certo fa un altro effetto. È chiaro. Visto che tra un po' dobbiamo chiudere la parte dedicata al Pescara, ma vi ricordo domani sera replay con Enrico Rocchi, tanti ospiti per analizzare un momento insomma non facile, anche se io comunque, William, continuo a non essere così catastrofico, perché ho visto delle squadre essere in calo di condizione e andarle a perdere tutte queste partite. L'ho detto io, guarda, mo ne ho viste le partite, ho 81 anni. Quindi, tu dici, qualche partita l'avrò anche vista, no, sì, stagione. Sono un po' confuso, non riesco a capire quale tu hai detto, potrebbe essere. Prima di andare in onda mi hai stuzzicato su una cosa particolare. Hai detto, ma non è che il 4-2 di prima della sosta con la Salernità, il 2-4 di prima con la Salernità, un secondo tempo eccezionale del Pescara, ha un po' non ha fatto rendere conto tanto bene che forse questa squadra qualche difficoltà l'aveva già a ridosso della sosta. Quella è stata una partita sicuramente straordinaria. Cioè tu dici il secondo tempo straordinaria perché la squadra non ha mollato, è riuscita a vincere, è riuscita a convincere, però c'è anche da dire che avevamo subito due gol. Nel primo tempo c'erano delle pecche per le quali abbiamo subito due gol. Dopo c'è stato un capovolgimento, un ribaltamento della situazione grazie all'impegno dei giocatori. Però voglio dire, alla fine, poi sai come a Palermo, il risultato più giusto magari era l'1-0, poi abbiamo abbiamo preso altri due gol. Perché? Perché alla fine ti butti in avanti e puoi anche prendere altri gol. Però voglio dire, tutto sommato, questa, diciamo, quella vittoria contro la Salernitana, forse a livello mentale abbia un pochino inciso sull'impegno dei giocatori, sempre una questione psicologica, secondo me. Però saremo a vedere, certo, se recupereranno o meno. Intanto l'amico da casa ha cercato di interpretare un po' quello che avevo detto io, forse questioni di carattere alfabetico. Il Lecce è terzo per differenza gol. Ah, ecco, vedi, ce l'hanno risolto il perché. Beh. Però, vabbè, vediamo il prossimo turno, William, perché insomma c'è questa partita, cioè arriva la partita un po' sulla carta molto complicata. Vabbè, tutte le partite sono complicate, importanti. Però qui sarà anche una sfida, a parte una sfida bellissima, anche sfida nella sfida tra Bomber, Mancuso contro Donnarumma, che se non erro oggi ha fatto tre gol, insomma, centravanti, sì, eccezionale. Però a questo punto al Pescara, cioè, richiederai un qualcosa, pensi che la gente si aspetti una prestazione diversa rispetto alle ultime due? Ma sicuramente sì. O perlomeno sollecita che il Pescara giochi, cioè, in maniera diversa. Ti faccio un esempio, ammettiamo che il Pescara dovesse fare una partita, sperando di no, ogni partita ha una storia, come questa sera, anche non perdendo, secondo te qualche cosa, se giochi come questa sera perde il Pescara, perché parliamoci chiaro, non ha fatto un tiro in porta, quindi può benissimo perdere.
però voglio dire, ogni partita ha una storia a sé, ci sarà una reazione anche emotiva da parte dei giocatori che farà sì che la squadra giochi meglio di quanto abbia giocato oggi pomeriggio, capito? Ma secondo te il grande credito, e poi lo chiedo anche ad Andrea, poi chiudiamo la parentesi pescare, il grande credito che l'anno scorso Pillon aveva acquisito e anche all'inizio della stagione con una gestione della squadra, sia per risultati sia proprio per nella tranquillità, sia sì, un po' diminuito il credito? Ho capito, il problema sa qual è? Che Pillon soffre di vertigini. Secondo me l'alta classifica è difficile. È difficile perché praticamente comporta degli altri ragionamenti. Altri ragionamenti, ma anche altre responsabilità, altro modo di gestire, magari sbagliando, purtroppo. Quando invece non hai nulla da perdere, nel senso che tu vieni qua, prendi una squadra che sta per retrocedere e gli dai quella verve, quella, diciamo, l'assetto tattico che poi era quello di Zeman, tutto sommato. Sì. Ecco. E allora praticamente si riesce a fare bene. È iniziato il campionato, eravamo valutati sicuramente molto meno di quanto siamo valutati oggi. Sì. Qualche squadra ci ha snobbato, insomma, sì, un po' di fortuna, qualche capacità, qualche, diciamo, merito della squadra è venuta fuori. Il risultato è questa classifica, però per mantenerla, come diceva Andrea, adesso, siccome nella seconda parte del campionato si assiste a un altro campionato con squadre che magari erano, guarda che il Livorno praticamente con l'allenatore nuovo ha fatto 6 risultati consecutivi, sì, sì, positivi, quindi era una squadra, perlomeno si pensava che fosse spacciata. Invece io vedo anche giocare bene questa squadra del Livorno. E la sconfitta di oggi è figlia anche della prestazione della squadra avversaria, certo, oltre che le pecche del Pescara. Andrea, faccio la stessa domanda anche a te prima di chiudere. Secondo te, allo stato attuale, un po' il credito maturato da Pillon ha ragione? Ma non è un fatto di credito, purtroppo le valutazioni vanno fatte molto sull'attuale. Lo scorso anno Pillon si chiedeva di salvare la squadra, lo ha fatto e gli è stato rinnovato il contratto. Ora gli si chiedeva di fare una buona stagione, la sta facendo, però visto che la squadra è stata lì tra primo, secondo, terzo posto, è chiaro che si cerca di guardare in alto più che guardare in basso. Gli si può chiedere di fare ancora di più a un allenatore, ma infatti che non è un esordiente, ma in realtà devono dare tutti, Andrea, di più. Scusami, Pillon ha un curriculum, certo, hai ragione. Andiamolo a vedere, non è che è vero. Hai ragione, però tutti devono dare di più, chiaramente anche l'allenatore, o meglio, devono tentare, Andrea, di dare di più. Scusami, Andrea. Tutti devono dare di più, d'accordo. Certo. Ma se io ho 10.000 lire in tasca, parliamo di lire, più di 10.000 lire non posso dare. Se ho dato 8, mi chiedi altre 2, magari posso. Se mi chiedi 12, non posso. Allora, siamo nelle condizioni che qualcuno possa dare di più dall'allenatore all'ultimo giocatore? Secondo me il Pescara è al di sopra delle attese. Cioè chiedere a Marras di fare gol. È al di sopra delle attese iniziali. Quello che si può chiedere alla squadra e all'allenatore è di non perdere la spensieratezza avuta all'inizio. Poi magari con l'atteggiamento sbarazzino delle prime partite farai meno risultato rispetto al girone d'andata, però anche al tifoso pescarese piace vedere una squadra molto propositiva e non una squadra che negli ultimi 25 minuti si tira indietro e cerca di pararsi e di portare a casa lo 0-0. È un però po' nella cultura del tifo e del tifoso pescarese. Tu, William, lo sai bene, tu che sei un galeoniano della prima ora, quindi è questo che sostanzialmente si chiede all'allenatore, di non perdere la spensieratezza e il brio della prima parte di stagione. Sì.
Assolutamente, perfetto, speriamo che lo smalto il Pescara lo ritrovi domenica prossima alle 21 contro il Brescia, partita assolutamente che noi seguiremo ovviamente una domenica anche la prossima lunghissima. Ma Jacopo, questa scorsa squadra può giocare col coltello tra i denti? Non ci credi, no. neanche io. Secondo me ha ragione Andrea, deve giocare in maniera spensierata, altrimenti le armi che ha, e sono tante comunque, le va a perdere. E in questi 4 giorni speriamo che arrivi questo che ci fa qualche gol in più. Speriamo. Grazie William, grazie per essere stato con noi, grazie a William Carosella. Andrea rimane ovviamente con noi, noi ci fermiamo, pubblicità, e poi apriamo la lunga parentesi legata al campionato di Serie D. A tra poco. Seconda parte dell'Abruzzo del Pallone, tutta dedicata al campionato di Serie D. Saluto al mio fianco il difensore del Francavilla, Claudio Cafiero. Ciao Claudio. Ciao, buonasera. Benvenuto nei nostri studi. Rivediamo velocemente i risultati, i numeri della giornata di campionato. La quinta del girone di ritorno, Campobasso Isina 1-1, Castelfidardo Materica 0-2, Cesena San Giustese giocata ieri 1-1, il Francavilla di Claudio Cafiero vince 4-1 a Giulianova, Isernia Savignanese 1-1, Monte Giorgio Forlì 1-0, Agnonese San Maurese 1-1, Pietore Caratese 1-3, Notaresco Vezzano 1-4, Vastese Sant'Arcangelo 2-2. Vediamo la classifica, comanda ovviamente sempre il Cesena che perde 2 punti rispetto al Matelica, 54 per il Cesena, 46 per il Matelica, 40 per il Notaresco, 39 per la San Giustese, 38 per la Recanatese, 37 per il Francavilla, che adesso dunque Claudio è a meno 1 dai playoff, ma deve ancora rigiocare la partita contro il Campobasso. 35 per il Monte Giorgio, 34 per il Pineto, 32 per la San Maurese, 30 per la Savignanese, 29 Giulianova, 28 Campobasso, 27 Vastese, 25 Esina, 24 per l'Avezzano, 23 per Forlì Isernia, 22 per Sant'Arcangelo, 20 per l'Agnonese, 14 per il Castelfidardo. Io direi, prima di cominciare con te a fare una disamina della giornata di campionato, di vederci il primo servizio sul derby, che non è quello che avete giocato voi, ma è quello di Notaresco. Notaresco che perde in casa nettamente, l'Avezzano si impone 4-1, il servizio di Ania Cantagalli, vediamo. Prima sconfitta del girone di ritorno per il Notaresco, che vede risorgere l'Avezzano dopo i 3 KO su 4 gare dalla ripresa del campionato. A Savini finisce 4-1 per i biancoverdi, cinici nel trasformare le occasioni che capitano tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. 4-3-3 per entrambe le formazioni, con Cudini che deve far fronte anche all'assenza di Moretti per influenza, oltre a quelle già note di Mozzoni per infortunio e Marcelli per squalifica. Assenza importante anche quella di Bruni nell'Avezzano, attaccante che si è fermato per infortunio nel corso della rifinitura, oltre a quella di Bisegna che ne avrà ancora per una ventina di giorni. Giampaolo invece ritrova Besana dopo la squalifica. Poche emozioni nel corso del primo tempo, con il Notaresco che tiene in mano il pallino del gioco e in un paio di occasioni va anche vicino al vantaggio. All'ottavo Blando vede il movimento in profondità di Candellori, che riesce a servire Minella alle sue spalle, ma la conclusione dell'attaccante, forse anche con deviazione però non ravvisata dal direttore di gara, termina a lato. La formazione di Cudini ci riprova al 20esimo, quando ancora Minella è protagonista da calcio di punizione, ma la traiettoria troppo centrale non impensierisce Sinato, titolare tra i pali al posto di Fanti. L'Avezzano parte con un buon atteggiamento, ma la lunga preferisce agire in ripartenze che però mai si concretizzano. I biancoverdi però sono cinici a capitalizzare l'unica vera opportunità del primo tempo. Dopo un contatto tra Samb e Dalmazzi, il direttore di gara assegna un calcio di punizione che uno degli ex dell'incontro, Manari, va a battere, disegnando una traiettoria a giro che sorprende Monti e porta in vantaggio l'Avezzano. Manari non esulta, esultano invece tutta la panchina e i tifosi biancoverdi presenti al Savini. La ripresa inizia male per il Notaresco. Padovani e Samb dialogano in ripartenza, con l'ex Ancona che arriva al tiro d'esterno col mancino a mettere il pallone sul palo più lontano, dove Monti non può arrivare. 2 minuti più tardi è ancora Vezzano. I biancoverdi chiedono un calcio di rigore dopo un presunto fallo di mano in area di Di Stefano. Il direttore di gara non ha dubbi e dal dischetto un altro ex di giornata, Padovani, firma il tris per la formazione di Giampaolo. Cudini cambia regista, chiama Rucci in campo al posto di Blando ed il Notaresco prima del quarto d'ora si rende pericoloso con Dalmazzi, che gira in mezzo a un calcio di punizione, ma la difesa biancoverde si chiude bene. È però ancora l'Avezzano a trovare la via del gol, quando Tariuk, rimasto in zona d'attacco dopo un calcio d'angolo, raccoglie un cross dalla sinistra di Manari e deposita di testa alle spalle di Monti.
e Bontà a dare l'impressione di poter riaprire parzialmente i giochi prima della mezz'ora. Il centrocampista viene messo praticamente in porta ed è bravo ad infilare Sinato. Lo stesso estremo biancoverde rischia al 37esimo su pressione di Minella, ma l'Avezzano poi se la cava in qualche modo. I successivi tentativi rossoblu sono praticamente inutili. Finisce con l'Avezzano che esulta e con il Notaresco che invece proverà a ripartire dalla trasferta in casa della Savignanese. Mister, avevate cominciato bene, avevate avuto anche un paio di occasioni, la differenza è che l'Avezzano ha concretizzato le proprie occasioni e voi no. Sì, un primo tempo equilibrato, credo, abbastanza equilibrato, noi forse qualche occasione in più rispetto a loro, però loro hanno avuto la bravura in un episodio a loro favore di indirizzare la partita quasi allo scadere, quindi a volte capitano, è capitato a noi a nostro favore, quindi dovevamo essere bravi soprattutto nella ripresa, nel riprendere la partita e nell'essere in partita, invece così non è stato, loro sono stati bravi grazie anche a noi qualche indecisione nel chiudere la partita in 5 minuti all'inizio del secondo tempo, questo ci ha tagliato le gambe e quindi, come ho detto anche prima, lo prendiamo come un episodio, un incidente di percorso, perché subire 4 gol non è mai bello e non ci è mai capitato sinceramente, quindi so quello che i ragazzi possono dare e quello che possono mettere in campo, quindi oggi lo prendiamo come episodio negativo e ripartiamo già da domani. Noi la classifica non l'abbiamo, sinceramente l'abbiamo guardata relativamente, il nostro obiettivo dobbiamo ancora raggiungerlo, quindi se qualcuno pensa di essere già arrivato all'obiettivo commette un grossissimo errore, quindi noi dobbiamo continuare a tornare ad essere Notaresco, cosa che oggi forse non siamo stati se andiamo a vedere l'arco della partita, però un primo tempo credo alla pari, un primo tempo giocato normalmente, non ho visto grossi problemi. Gli episodi sicuramente, negli episodi non siamo stati bravi a portarli a nostro favore, questo sì, però ho detto, ci sono anche gli avversari e le partite a volte sono anche queste. Oggi abbiamo sfruttato al meglio tutte le occasioni, abbiamo avuto cinismo, abbiamo avuto cattiveria, abbiamo avuto voglia di fare gol con una squadra, la terza forse del campionato, dove da cinque partite non prendevano gol, per cui sta a significare la grande prestazione che ha fatto la mia squadra, sono contento perché per noi un risultato positivo era fondamentale dopo la sconfitta di Giulianova, siamo contenti perché vincere qui a Notaresco non è sicuramente facile. Questo sicuramente crea autostima, fiducia per il proseguo del campionato. Domenica abbiamo una partita fondamentale con gli Agnonese, dobbiamo continuare a fare questa prestazione qui. Abbiamo visto i tuoi genitori in tribuna, si va di poker nel fine settimana in casa Giampaolo, tu con l'Avezzano e tuo fratello con la Sampdoria. Sì, io penso che i miei genitori sono felicissimi perché 4 gol ieri la Samp, 4 noi fuori casa, sono soddisfazioni che sinceramente fanno piacere a dare ai propri genitori. È contentissimo ovviamente Federico Giampaolo, ieri Marco con la sua Sampdoria è andato fortissimo, 4 gol oggi per l'Avezzano a Notaresco. Claudio, te l'aspettavi? No, infatti quando ho visto il risultato un po' ci sono rimasto, sì, perché comunque il San Nicolò è un'ottima squadra, allenata da un ottimo allenatore, e non mi aspettavo questa caduta in casa, tra l'altro con l'Avezzano. E l'Avezzano comunque è una buona squadra, anche loro hanno un allenatore che è Giampaolo, che comunque è bravissimo, molto preparato, e ha giocatori come ecco Padovani, che ci ho giocato insieme l'anno scorso, che è un ottimo giocatore. Quindi, però questo risultato così largo non me lo aspettavo. Io volevo chiedere anche ad Andrea Costantini, insomma, se tutto sommato Andrea è una caduta questa del Notaresco, che ci può stare, che rientra nell'ambito di una squadra che, lo ricordiamo sempre, è terza in classifica, che sta facendo un campionato clamoroso, che ha fatto 40 punti, è in una partita in cui in alcune fasi probabilmente è stata poco cinica, non è incappata in una giornata clamorosamente sbagliata, è stata forse in alcune circostanze non ha trovato lo spunto giusto, sei d'accordo? Sì, è una giornata storta che ci può stare perché squadre come il Notaresco che stanno facendo
sono andato ben oltre quello che ci si aspettava e vivono di grande entusiasmo. Oggi era una partita dove un po' tutti avevano il pronostico verso il Notaresco. L'Avezzano arrivava dopo la sconfitta col Giulianova, Notaresco invece in buone condizioni. Effettivamente poteva essere una partita trappola e lo è stata. Notaresco probabilmente oggi, se avesse giocato contro una squadra sulla carta più forte e più di alta classifica, magari avrebbe sciorinato le prestazioni abituali. Oggi invece non è stato il solito Notaresco, evidentemente, però neanche è stata una prestazione così brutta. C'è stato quel passaggio a vuoto tra fine primo tempo e inizio secondo tempo. L'Avezzano è stato molto concreto e lì in un attimo la squadra di Cudini si è ritrovata sotto di 3-4 gol quasi senza accorgersene. È stata una giornata storta, una giornata no, che ci può stare nella misura in cui non hai gli stimoli al 100%. Questa è una squadra che ha vissuto di stimoli, di entusiasmo, però è un incidente nel contesto di una grandissima stagione, tanto che Notaresco resta senza dubbio la migliore squadra abruzzese del campionato, è sempre al terzo posto e quindi nelle prossime partite avrà modo di dimostrare che effettivamente quello di oggi è stato un incidente. Claudio, visto che te sei un difensore, prima abbiamo visto, qui siamo già al gol di Bontà, però forse probabilmente oggi è mancata anche, soprattutto all'inizio ripresa, abbiamo visto la tenuta difensiva, l'Avezzano affondare 6 contro 2, 2 contro 5, insomma forse lì c'è stato un passaggio veramente a vuoto del Notaresco. Fatto che non ha difeso bene. Ma più che non ha difeso bene, direi magari qualche errore di disattenzione, qualche calo di tensione, dai, perché comunque il San Nicolò si difende bene, comunque ha buoni giocatori anche dietro, c'è Dalmazzi, c'è Siena a sinistra che giocava come l'anno scorso, sono ottimi giocatori, però capita comunque qualche calo di tensione, basta che ti distrai un attimo e rischi di prendere gol così. Certo. Vediamo un episodio da Moviola che porta, siamo già sullo 0-2 in favore dell'Avezzano, che porta allo 0-3, c'è questa azione di Nicola che mette al centro da sinistra il pallone che colpisce il braccio destro di Stefano. Claudio, fossi stato tu al posto di Stefano, te la metto così, ti saresti arrabbiato? Sì, forse mi sarei fatto cacciare. No, no, però guarda, negli ultimi anni la regola in aria dice che comunque il braccio largo, anche se involontario, è mano. Adesso dire che è volontario è impossibile, perché il ragazzo è girato di spalle, addirittura non guarda nemmeno la palla, a un certo punto si gira. Però il braccio comunque è un po' largo, ha fermato la corsa del pallone, quindi se l'arbitro ha visto questa cosa, il rigore secondo me ci può stare. Ma come voi difensori a questo punto, in virtù anche di questi regolamenti, come vi comportate poi in area di rigore? Perché neanche potete attaccarvi le mani dietro. Io incrocio le mani dietro. Tu incroci in questo le caso. Mani dietro? Sì, mi viene ormai abbastanza automatico. Quando vai a pressare qualcuno in area, mi viene da incrociare dietro le mani. È l'unico modo, perché ti ripeto, se tocchi la mano anche in maniera involontaria, ormai ti fischiano rigore tutti. Certo, assolutamente. Tra poco andiamo proprio a Giulianova per vedere la partita vinta dal Francavilla, però fatemi, insomma, poi non ti chiedo a te Claudio ovviamente un giudizio perché sembrerebbe interessato, ci chiedono cosa ne pensiamo noi della volontà, cioè della decisione di far ripetere Francavilla a Campobasso. Nel messaggio, se non ricordo male, si definiva decisione scandalosa. Ora, grazie anche all'ufficio stampa del Francavilla, Valerio De Caro, insomma, sappiamo anche che c'è stato un ricorso alla decisione del Campobasso. Però insomma, che sia scandalosa io lo toglierei, caro amico da casa. Ora, al di là del fatto che noi siamo abruzzesi e se una partita del Francavilla ha perso si ripete, a noi ci fa piacere. Però qui parliamo proprio a termini di regolamento di un arbitro che fa un errore tecnico, cioè sbaglia clamorosamente chi fa fallo, e che poi lo ammette in sede di giudizio, cioè ammette di aver sbagliato, di aver espulso Nazzari al posto di Di Renzo, cioè proprio uno scambio di persone in piena regola. Ora, io credo che su questo
È chiaro che poi giustamente chi la partita l'ha vinta si sente un po' tra virgolette in debito con la sorte, con la giustizia sportiva che fa ripetere una partita in cui aveva già incamerato i tre punti. Però l'errore tecnico dell'arbitro, peraltro ammesso dallo stesso arbitro, è una cosa abbastanza, e non è neanche la prima volta, vero Andrea, cioè che ci troviamo di fronte ad un errore tecnico. È come il doppio cartellino giallo che non porta al cartellino rosso. Mi ricordo tanti anni fa, forse in un Genoa Pescara, Dobrovolski, fu la prima volta, Dobrovolski che fu ammonito due volte senza essere espulso. Però insomma non sono frequentissimi, ma l'errore tecnico può far parte anche di una partita di calcio. Beh, è contemplato anche dal regolamento. Diciamo che non ci si aspettava che si arrivasse a questo verdetto. Solitamente sì, si fa ricorso, però poi... Tant'è che Francavilla ha effettivamente ringraziato per la straordinaria buona fede anche il direttore di gara, che ha avuto la forza e il coraggio di riconoscere l'errore. Magari lì vai in commissione, in udienza, non riconosci l'errore, dice no, io volevo espellere quel giocatore. Lui invece è stato sincero, e se il direttore di gara ammette che ha compiuto questo errore e il cartellino rosso doveva essere comminato a un altro giocatore, piuttosto, cioè a Di Renzo piuttosto che a Nazzari, e si è arrivati a questa decisione. Io non pensavo si arrivasse a questo, lo ritenevo molto difficile, però il direttore di gara ha ammesso l'errore tecnico, e nel momento in cui lo ammetti è naturale disporre il ripristino della partita, il recupero della partita. Assolutamente. Peraltro, proprio l'anno scorso, giustamente ci segnala Valerio De Carolis, Paterno Torrese fu espulso un giocatore della Torrese sbagliato, e la partita è stata ripetuta, quindi non sarebbe neppure la prima volta. Insomma, vabbè, Claudio, non ti chiedo un giudizio, perché eccolo qua, Torrese Spoltore. Ci dicono Torrese, il doppio giallo senza rosso è successo l'anno scorso nella nostra eccellenza, grazie all'amico da casa attentissimo che subito ci ha scritto in Torrese Spoltore. La partita è stata poi ripetuta, quindi insomma non è neanche la prima volta che succede. Va bene, andiamo adesso, ci spostiamo, penso che ti faccia piacere rivedere, ci spostiamo a Rubens Fadini di Giulianova, la vittoria del Francavilla 4-1 contro il Giulianova, vediamo. Il Francavilla vince 4-1 il derby tutto giallo-rosso con il Real Giulianova e si lancia ormai tra le grandi del campionato. Per il Giulianova una bruttissima battuta del resto, che lancia di nuovo la squadra in un momento delicatissimo in questa stagione. Tante le assenze in formazione in entrambe le squadre. Nella formazione di casa, oltre agli infortunati D'Adamo, Barlafante e Fazzini, fuori anche gli squalificati Del Grosso e Torelli, in panchina Antonelli. Nel Francavilla assenti il portiere Spataro, si teme un lungo stop per lui, e in avanti Palumbo e Banegas. Dirige Maurizio Barbiero di Campobasso. Cronaca: dopo la prima fase di studio e assenza di emozioni, prende in mano la gara la squadra ospite. 15esimo, Mancini tira da sinistra, Pagliarini ci mette una pezza e sventa la minaccia. 21esimo, Dos Santos se ne va centrale, sorpresa la difesa Giulianova, Pagliarini esce indeciso ma Dos Santos appoggia sul fondo. Al 23esimo passa il Francavilla, Bellanca da 30 metri lascia partire un destro d'esterno che non lascia scampo a Pagliarini. Un minuto e prova la reazione il Real Giulianova, Lenart prova a emulare Bellanca, palla alta di poco sulla traversa. Alla mezz'ora Francavilla micidiale in contropiede, se ne vanno in quattro, palla a destra per Paraviti in area, destro a incrociare, fuori di pochissimo. 39esimo, si fa rivedere in avanti la squadra di Bolzan, Napolano mette palla da destra, Tozzi Borsoi prova la deviazione, palla sul fondo. 42esimo, ancora pericoloso il Francavilla, Mancini trova Dos Santos che scarica sulla corsa di Bellanca, incrocio e palla fuori. Il secondo tempo si apre con il raddoppio ospite, al quinto Dos Santos si libera dall'avversario diretto, tiro e miracolo di Pagliarini sul tentativo di tapin di Bellanca, arriva il fallo di Ferrini, Barbiero decide per il calcio di rigore, sul dischetto Dos Santos Ribeiro fa 2-0 Francavilla.
Il Real reagisce ma con difficoltà, al tredicesimo ci prova il nuovo entrato Morra, ribatte e spacca Tozzi Borsoi murato sul proseguimento dell'azione. Minuto 23, la partita si riapre, Tozzi Borsoi viene messo giù in aria e Barbiero assegna il secondo penalty di giornata. Lo stesso Tozzi Borsoi spiazza, spacca e fa 1-2. Due minuti però e il direttore di gara manda negli spogliatoi Ferrini, Real Giulianova in 10 uomini. Passano ancora 5 minuti e la partita prende il suo percorso definitivo. Fabrizi, servito a sinistra da Gallo, trova lo spazio per il destro e batte Pagliarini per il più classico dei gol dell'ex. Per i giallorossi di casa il colpo del KO, il Francavilla controlla la gara e va ancora in gol al quarto minuto di recupero con Montagnoli. Finisce con i giocatori del Giulianova chiamati ad un confronto con la curva e poi lunga riunione negli spogliatoi e assenza di interlocutori per la stampa a fine gara. Per il Francavilla vittoria importantissima per punti ed entusiasmo in vista della gara interna con il Cesena. Abbiamo fatto una partita importante su un campo che, ripeto, per me è uno dei più difficili della categoria, quindi venire qui e fare 4 gol non era facile, penso che sul campo abbiamo meritato la vittoria e quindi andiamo avanti con fiducia. Siamo stati corti, aggressivi, e siamo stati bravi a limitare quelli che erano poi i punti di forza del Giulianova, cioè Tozzi Borsoi, Napolano, che Di Paolo, che sono giocatori importanti. Siamo stati attenti anche sui piazzi in cui sono cose che Giulianova sfrutta tantissimo. Abbiamo lavorato bene in settimana e il risultato è che hai fatto una grande gara. Questo Francavilla è stato costruito per cercare di entrare nei playoff e l'obiettivo mio con la squadra è di farli andare dentro i playoff. Il Giulianova nel secondo tempo un po' è sceso, ovviamente ha fatto le 3 partite della settimana, le ha pagate soprattutto nell'ultima mezz'ora, però ripeto, io guardo in casa mia, guardo la prestazione che è una prestazione di livello. Mi dispiace per quello che è successo oggi, diciamo, aver preso un po' di parolacce al di fuori, però io Giulianova è sempre una piazza che ho apprezzato, ho parlato sempre benissimo di questa piazza perché per me è una delle più importanti di questa categoria. Purtroppo questo è il calcio e si guarda avanti ovviamente con un po' di amarezza. Il pallone stavo ovviamente prima della pubblicità, abbiamo visto la vittoria del Francavilla al Giulianova. Io chiedo a Claudio, ovviamente col sorriso sulle labbra, se chiederete di giocare tutti i derby a questo punto, perché li vincete praticamente tutti. Cioè, le ultime 2 settimane con i derby avete fatto un balzo in classifica clamoroso. Sì, dai, 2 vittorie ci volevano per fortuna. E è arrivata la seconda appunto oggi con una, secondo me, grandissima prestazione. E noi siamo una squadra che ovviamente ha. Abbiamo giocatori magari importanti, più importanti, però abbiamo dimostrato oggi che comunque chi gioca si fa trovare presente e fa benissimo. Ragazzi del 2000 come Bellanca, Paravati, oggi hanno fatto una grandissima prestazione, anche Matteo Gallo, il difensore centrale, comunque 99, oggi ha giocato come un grande, quindi noi siamo un gruppo e siamo un gruppo vero. E chi gioca fa bene e ti ripeto, oggi l'abbiamo dimostrato. Adesso abbiamo una partita importante, la prossima col Cesena, che secondo me è una partita che non va nemmeno preparata, perché sono partite che le motivazioni te le trovi dentro. Oltre ai 3 punti che comunque saranno fondamentali per noi, ci sarà la voglia di battere una grande squadra come il Cesena. Però non stiamo vedendo un Cesena che va fortissimo, cioè ieri insomma pareggiato 1-1 contro una grande squadra come la San Giustese, però probabilmente, sai, forse potete anche un po' sfruttare questo fatto che un po' il campionato in tasca se lo sentono. Sì, diciamo che ieri è un po' zoppicato il Cesena contro comunque, come dici te, una squadra organizzatissima come la San Giustese che comunque gioca benissimo. Il Cesena noi lo vediamo come una grandissima squadra, io la reputo una grandissima squadra, però secondo me ha punti deboli e noi in casa nostra, dalla nostra parte abbiamo dei risultati importantissimi. Non abbiamo mai perso, togliendo la partita di Campobasso ovviamente,
e proveremo comunque a mettere in difficoltà il Cesena che ecco, vedendo le ultime uscite, come hai detto tu, non sembra questa corazzata inarrestabile. Assolutamente. Intanto ci chiedono se ci risulta che Candeloro vada via da Francavilla e prenda il Giulianova. Credo proprio di no, o perlomeno noi non abbiamo questo sentore, poi magari non siamo nella testa di chiunque, non ci risulta. Andrea, vengo da te per chiederti quanto cambiano i giudizi nel calcio. Il Francavilla che sembrava ad un certo punto in difficoltà e invece sì, sono bastati due derby per rilanciarne clamorosamente le ambizioni playoff, che adesso sono distanti un punto. Questa squadra ha ritrovato una verve offensiva importante, oggi ha segnato 4 gol, 2 di fattura straordinaria, anzi io ci metterei 3 perché ci metto anche quello di Montagnoli nel finale, e adesso questa comincia a diventare una squadra pericolosa anche per il Cesena, direi che l'inerzia è cambiata, sembrava quasi dovesse accadere qualcosa di anomalo per invertire questo trend, quasi quasi che questo ricorso contro il campo, per la partita contro il campo basso, che era stata una partita brutta del Francavilla, anche perché con tanti errori difensivi che alla fine era stata persa, però quella situazione ha un po' invertito l'inerzia di una squadra che, come ripeto, si stava quasi adagiando su quella posizione tranquilla di classifica. È come se fosse stata una scossa positiva per la squadra di Rachini, che ha vinto questi due derby e ora recuperando e vincendo la partita con il campo basso, davvero la classifica può cambiare totalmente. La classifica è comunque buona, però è chiaro che se questa squadra entra all'interno della zona playoff fa un ulteriore salto di qualità. Ci voleva, peraltro va elogiata la squadra a maggior ragione perché questi risultati stanno arrivando con l'assenza di Palumbo e l'assenza odierna di Banegas, e Banegas anche quando ha giocato negli ultimi tempi non è stato il giocatore che lui può essere, che è un giocatore determinante, perché è stato un po' troppo rallentato da alcuni infortuni. Però oggi ad esempio ha trovato delle risorse importanti in Bellanca, che ha fatto un gol spaziale. Lo stesso Fabrizi, forse motivato dal fatto di giocare contro la sua ex squadra, ha tirato fuori una grandissima giocata, però probabilmente questo gruppo ha saputo tirare fuori quelle motivazioni che in buona parte, o comunque in una parte del girone d'andata, sembravano essere sopite. Ma insomma sappiamo bene che c'è del potenziale nel Francavilla. E ora che Dos Santos sta riprendendo il feeling col gol, che queste motivazioni tornano in auge, il Francavilla può assolutamente ambire ai playoff, perché ne ha tutte le carte in regola. Assolutamente. Claudio, vengo da te perché forse è l'unica, tra virgolette, nota stonata del pomeriggio. Lo abbiamo saputo, io non ero, devo dire la verità, al Fadini, ero altrove, e l'abbiamo appresa tramite il vostro ufficio stampa e tramite il comunicato che tra un po' leggeremo. Eccolo qua, c'è il resoconto della partita Real Giulianova Francavilla 1-4, brutto episodio sulle tribune. Se scendiamo in basso e il Neretto lo facciamo un po' di zoom in, eccolo qua, da notare sul gol del 2-0 del Francavilla l'esultanza di Palumbo sulla tribuna coperta. Ricordiamo che Palumbo era in tribuna perché in questo momento è indisponibile. Il calciatore del Francavilla viene travolto da trentina di tifosi giugliesi che lo riempiono di calci e pugni dopo l'intervento delle forze dell'ordine, che ci sentiamo di ringraziare. Palumbo è stato allontanato dallo stadio per la propria sicurezza. Ringraziamo anche il presidente del sodalizio giuliese Bartolini, che è intervenuto per tentare di placare gli animi, che ci ha espresso e che ci ha espresso la propria solidarietà a nome di tutta la società. Te in campo, Claudio, non so se ti sei accorto di questo. Noi abbiamo visto, ecco, questo parapiglia in tribuna, e abbiamo capito poco. Abbiamo visto però, ecco, Cosmo che è stato aggredito, però ti ripeto, dal campo comunque eravamo intenti a giocare, però si è visto queste 20-30 persone che sembra che hanno aggredito Cosmo, cioè comunque non sembra, si è visto palesemente che il ragazzo è stato aggredito. Poi per fortuna sono riuscito a portarlo via, però ha dovuto lasciare lo stadio per la propria sicurezza comunque.
Senti, con la lettura che ha fatto Andrea Costantini ti ritrovi, nel senso che a questo punto vediamo un attimo la classifica, cioè il Francavilla è a meno uno dai playoff. Ora il Materica, beh, è una grande squadra, però è anche vero che ha perso inopinatamente tante partite. Il Notaresco è una grande sorpresa, gioca benissimo, però può incappare ogni tanto in qualche giornata tipo quella di oggi. La San Giustese è costruita con grandi ambizioni, però è molto distante dalle primissime. La Recanatese, oggi Alessandrini l'ha definita una squadra un po' pazza, e poi c'è il Francavilla, che probabilmente è pazza tanto quanto la Recanatese a volte, però ha un potenziale che non ha nulla da invidiare rispetto a quelle che sono sopra, è vero? Sei d'accordo? Guarda, io per assurdo di queste squadre che ci sono adesso nei playoff metto comunque il Cesena, pensavo inizio anno il Cesena e il Matelica, e tra loro avrei messo sicuramente il Pineto, che comunque è ancora in corsa, e io a inizio anno l'avrei detto l'Avezzano, perché comunque era una squadra molto attrezzata, molto attrezzata benissimo, con un ottimo allenatore. Però comunque c'è stata la sorpresa del San Nicolò, la Recanatese, che comunque è un'ottima squadra. Poi ci siamo noi. Sì, per assurdo la cosa che davanti abbiamo squadre come il San Nicolò e come la Recanatese, tra virgolette, sulla carta abbordabili, che poi in campo stanno facendo benissimo, a noi ci dà comunque una spinta in più. Adesso ci sono delle partite, noi abbiamo visto il calendario, sarà fondamentale marzo. In questo mese avremo tutti scontri diretti e proveremo a finire questo mese facendo più punti possibile e vedere poi come ci ritroviamo in classifica. Però la lettura che ha dato Andrea, ovvero la sconfitta contro il Campobasso e poi la successiva ripetizione, è stata un po', può essere anche una chiave di volta, nel senso il pericolo scampato di aver probabilmente di poter rigiocare una partita giocata oggettivamente male dal Francavilla, poterla rigiocare, poi hai due derby e li vinci, è un po', può cambiare un po' l'inerzia di questo campionato, di questo vostro campionato? Ma certo, anche perché comunque punti alla mano noi col Campobasso non abbiamo niente da perdere. Certo, nel senso, avevate già perso, quindi perdi comunque, resti lì, questa è una cosa sicuramente a nostro favore. Poi la giochiamo in casa, poi recuperiamo qualche uomo sicuro, comunque mancavo anche io, mancava Banegas, cioè Banegas c'era, però non era, rientrava da un infortunio, sì, quindi non stava al top. Speriamo di recuperare anche Cosmo Palumbo, che tra un po' dovrebbe rientrare, quindi affrontare questa partita con tutti gli effettivi sarà sicuramente diverso. Poi vedremo come andrà a finire. Come è cambiato nel mercato? Perché è cambiato tanto questo Francavilla nel mercato di dicembre. Come lo hai ritrovato? Che caratteristiche aveva prima? Secondo te quali sono le caratteristiche attuali di questa squadra? Che chiaramente ha una propensione offensiva spiccata. L'aveva anche l'anno scorso. Quest'anno forse ancora più pronunciata. Però come è cambiato anche il gioco? Per esempio l'arrivo di Dos Santos ha un po' cambiato anche il modo di giocare della squadra? Ma ti dirò, guarda, comunque noi, secondo me il modo non è cambiato, sono cambiati gli interpreti, perché comunque mandi via, tra virgolette, Cruz con Dos Santos, che più o meno sono gli stessi giocatori, è lo stesso tipo di giocatore. Sì, Dos Santos è più, attacca più la profondità, Cruz un po' di meno. Cruz magari te ne viene a prendere più addosso, sì. Infatti questa cosa noi la stiamo sfruttando parecchio, anche oggi Dos Santos si è ritrovato a tu per tu con il portiere, con un lancio lungo dalla difesa. Gli esterni comunque l'hai rimpiazzati con hai mandato via Cicerello e De Costanzo e l'hai rimpiazzati con Mancini, che è un ottimo giocatore, Montagnoli lo stesso, che comunque sta facendo benissimo. Ti ripeto, abbiamo cambiato più che altro gli interpreti, però il modo di giocare il mister ce lo sta comunque mettendo in testa e lo stiamo mettendo in atto in queste partite. Ti faccio una domanda, visto che proprio adesso abbiamo visto il gol bellissimo di Fabrizi, che peraltro oggi era un ex della gara, sì, perché aveva iniziato la stagione proprio a Giulianova. Ti chiedo dei giovani, tanti e di assoluta qualità che ha questa squadra, perché abbiamo visto Fabrizi, abbiamo visto Mancini, abbiamo visto Montagnoli, Bellanca, grandissimo gol. Ecco, probabilmente il destino del Francavilla, come di tante squadre di Serie D, si decide vedendo a che livello di maturazione sono arrivati ad un certo punto della stagione questi ragazzi? Gli under, sì, guarda, in questa categoria gli under sono fondamentali, più di noi grandi, perché comunque devono essere quattro in campo,
E a noi, ti dico la verità, hanno fatto sempre bene, non perché debba dirlo per forza, ma sia Spadaro in porta, i due terzini tutto il campionato hanno fatto benissimo, sia i ragazzi che sono andati via, perché San Severino per esempio è andato via, sì. Ma abbiamo i due di Renzo che sono, secondo me sono pronti per questa categoria sicuramente, sì. E come abbiamo visto oggi Bellanca e Paravati, la prestazione che hanno fatto. Su Fabrizi, guarda, ti vorrei comunque spezzare una lancia a favore, perché è un ragazzo che ci ha giocato l'anno scorso all'Aquila in una situazione complicatissima, lui sì. È della città e non è riuscito a dare il meglio perché comunque la situazione era difficile, ci voleva magari un po' più carattere, lui l'anno scorso non è riuscito a tirarlo fuori. Quest'anno ha fatto comunque bene a Giulianova, viene da noi e fa prestazioni come questa. Oggi è entrato, dopo l'ottima partita di Los Santos, è entrato lui e ha fatto benissimo. Teneva palla, ha fatto un gol stupendo, come hai detto tu prima. Comunque è un ragazzo del 98, è ancora un giovane, sta facendo benissimo, si comporta come un ragazzo di 25-26 anni. Sì. Andrea, invece, in casa Giulianova, vengo da te, perché mercoledì questa squadra avrà il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Aquila Montevarchi, in bocca al lupo ovviamente, partita che seguiremo alla formazione di Dario Bolzan. Però in questo momento probabilmente paga anche il fatto di essere inserita in un calendario che tra recuperi, Coppa Italia, mercoledì ha giocato con l'Agnonese, oggi con il Francavilla, mercoledì con l'Aquila Montevarchi, poi la settimana prossima con Matelica. Insomma, adesso comincia ad essere complicato gestire tanti impegni e tutti così ravvicinati. Con una rosa striminzita e con giocatori che continuano a mancare, perché Del Grosso mancherà anche a Matelica, mancherà anche Ferrini, già la difesa di Giulianova era ridotta all'osso, e ora io non so cosa potrà fare, cosa potrà inventarsi Bolzan. Oggi era privo anche di Antonelli, che negli ultimi tempi ha fatto l'attaccante, ma lui nasce come terzino sinistro. D'Adamo, Fazzini, che dovrebbe rientrare tra un paio di settimane, Barlafante, sono ragazzi, sì, non hanno grande esperienza, ma comunque servono in un contesto del genere. Oggi mancava anche Torelli, che rientrerà, sarà presente in Coppa e rientrerà a Matelica. Però è una rosa striminzita. Bolzan, anche dopo la vittoria di Avezzano, aveva lanciato questo grido d'allarme, ma visto l'ottimo rapporto che c'è tra Bartolini e Bolzan, che peraltro è stato chiamato proprio due settimane fa dallo stesso Bartolini, non so se Giulianova riuscirà a fare qualcosa sul mercato, però la salvezza non è ancora conquistata, il campionato è ancora molto lungo e guai a Giulianova a pensare che la salvezza sia conquistata, perché non è affatto così. C'è una Coppa Italia e Bartolini ci tiene, lo ha detto anche ai nostri microfoni, vuole fare bella figura, vuole andare avanti, però le forze cominciano a scarseggiare. Tozzi Borsoi oggi è rientrato da titolare, ha fatto uno scampolo con l'Agnonese, ma non è al 100%, alla soglia dei 40 anni, quindi saranno delle giornate particolari dove non sarà facile per Bolzan gestire quelle poche risorse, quelle poche energie che ha la squadra, quindi bisogna essere compatti in casa. Ti dicono sì. Andrea, che Antonelli nasce da attaccante e non da terzino. Ok, però ha giocato da terzino e da tutta fascia. Poi sì, con Bolzan ad Avezzano e nella partita successiva contro l'Agnonese è stato sistemato come esterno di destra, lui che è un mancino, e ha fatto due discrete partite, soprattutto ad Avezzano, però oggi mancava. Resta il fatto, comunque la si vuole mettere, che le risorse sono davvero scarseggianti in casa Giulianova e gli impegni tanti. Sono tanti. E quindi Bolzan dovrà essere molto molto abile a gestire questa situazione, e magari non sarei sorpreso se qualche partita Giulianova accusasse un passaggio a vuoto, perché bisogna dare priorità più a certe partite che ad altre. Assolutamente. Intanto ci chiedo, buonasera, è vero che il Pescara sta cercando di prendere Melchiorre? Un'idea, una notizia che è uscita, un'idea, chiaramente se qualora il Pescara volesse davvero l'attaccante centrale e partisse Monachello, che insomma è tutto da ancora da vedere, mancano ancora 4 giorni di calciomercato, ma noi dobbiamo correre. Andiamo a Pineto per la vittoria della Recanatese 1-3 contro la formazione di Amaolo, vediamo.
Il Pineto non c'è e la Recanatese passeggia al Mariani Pavone. L'1-3 con il quale i leopardiani vincono lo scontro in salsa playoff restituisce la fotografia più definita di una partita scialba da parte dei padroni di casa, svagati senza nerbo e che in un primo tempo da circoletto rosso lasciano i 3 punti sul piatto. La Recanatese non se lo fa ripetere 2 volte e ne approfitta. Nel Pineto sciba tra i pali, Amadio a costruire il gioco, tridente con Tomassini, riferimento avanzato, mentre Marianeschi in recupero va in panchina, ma ci rimarrà davvero molto poco. Alessandrini sull'altro fronte si affida alla verve di Pere Sivilla e le invenzioni sulla destra dell'ex teramano Borrelli. Nemmeno un minuto e Ciarcelluti, servito da Della Quercia, prova subito a testare i riflessi di Sprecacè. Al quinto è gamba corta a prendersi la corsia sinistra e mettere al centro un traversone su cui proprio Borrelli arriva un filo in ritardo. Sempre lui a rendersi pericoloso all'ottavo con una staffilata da buona posizione che manca ad un soffio la porta. Tegola per Amaolo perché dopo 10 minuti Amadio si fa male, al suo posto entra Marianeschi. La fase centrale non vive però di particolari emozioni se non la girata aerea a deboli di Tomassini al 26esimo bloccata dall'estremo difensore ospite. Il lampo dei leopardiani però arriva al minuto 34 quando Sciba in uscita è costretto a travolgere Pera lanciato verso la sua porta dopo un ottimo controllo per Bozzetto di Bergamo, nessun dubbio, e calcio di rigore che il bomber leopardiano trasforma spiazzando il portiere di casa. Al 41esimo l'occasione più ghiotta per il pari pinetese. Sugli sviluppi di un piazzato di Pietrantonio, Camplone calcia dal limite ma cicca la conclusione che diventa però un assist per il colpo di tacco di Tomassini che esce davvero fuori di un soffio. Marianeschi però non ce la fa ed entra Cruzza al 43esimo, ma il problema è che la Recanatese quando si distende rischia di far male di nuovo. Al 44esimo l'azione manovrata libera il tiro Sivilla, conclusione potente ma troppo centrale. Nulla a che vedere con la ripartenza del minuto 47 quando Pera prende lo spazio eccessivo che la difesa di casa gli concede. Serve proprio a Sivilla un pallone soltanto da spingere in fondo al sacco. Pineto al tappeto e con la consolazione di andare immediatamente negli spogliatoi per riordinare le idee. Ad inizio ripresa ci prova Orlando con un destro violento su cui Sprecacè si fa trovare pronto. Un minuto e Pera prova la conclusione volante in bello stile che non c'entra di poco lo specchio della porta di casa. Esattamente come al minuto 59 la punizione dal limite di Olivieri. Amalo getta nella mischia anche Fratangelo per Di Rocco, ma serve una leggerezza della difesa giallorossa per riaprire la partita. Il retropassaggio di Borrelli che Sprecacè controlla con le mani fornisce al Pineto una punizione a 2 in area di rigore che Orlando trasforma sfruttando anche una deviazione della barriera della Recanatese. Pera però, nonostante la stanchezza col passare dei minuti, rimane sempre molto pericoloso. 7 dal termine, sugli sviluppi di una punizione che sembra innocua, si trova solo libero di colpire sorprendendo la retroguardia di casa. Doppietta personale per l'attaccante giallorosso e che un minuto dopo potrebbe addirittura diventare tripletta se Sciba non intuisse la traiettoria della sua conclusione abbastanza telefonata ma da posizione comunque molto ghiotta. Il resto è solo attesa del triplice fischio, anche perché la punizione di Cruz dal limite dell'area di rigore viene respinta da Esposito. Lo scontro diretto dunque si tinge di giallo-rosso. Al Pineto non resta che leccarsi le ferite e sperare di ritrovare una vittoria che manca addirittura dal 2 dicembre. Chiaro, il risultato parla da sé, 3-1, che dobbiamo cercare giustificazioni e alibi. Abbiamo trovato una squadra che si è dimostrata forte perché sapevo la forza della Recanatese e non a caso ha vinto anche a Matelica e a Cesena. Dobbiamo fare una partita e occorre una squadra con l'equilibrio giusto e con il più giusto. Qualche situazione non è andata per il verso. 10 minuti e Amadio si è fatto male. Amadio e Marianeschi che rientrava in infortunio, ho dovuto riuscire. Questo sempre trovare delle giustificazioni. Sicuramente se avessimo avuto un equilibrio, una compattezza di squadra, forse potevamo tenere testa a una formazione così forte e importante. Ci abbiamo messo il cuore, abbiamo lottato, abbiamo avuto anche la palla del 2-2 e ci abbiamo provato, forse il 3-1 ha chiuso la gara e a quel punto la partita era chiusa. Però i ragazzi ci hanno provato in tutti i modi, con le proprie forze, anche senza, come detto prima, tanto equilibrio. Era un po' la squadra così sbilanciata, con giocatori che ha dato tutto quello che poteva dare, quindi i ragazzi non posso rimproverare niente. Però, come detto, in altre circostanze è un momento negativo, dobbiamo ricombattarci e ripartire prima possibile, fin dalla prossima gara con Sant'Arcangio. Adesso qualche problemino l'abbiamo di condizioni, di infortuni,
e quando di partita in partita ti trovi sempre a cambiare l'assetto, gli uomini in campo, questo non aiuta sicuramente a trovare quello che serve in un momento così importante del campionato contro squadre così forti, però c'è tempo per recuperare e abbiamo la forza per poterlo fare, quindi archiviamo sta partita e dobbiamo ripartire fin dalla prossima. Possiamo chiedere come sta Madio, che cosa si è fatto, se sapete già qualcosa? Beh, sicuramente ha un infortunio al polpaccio, ha fatica a camminare, quindi purtroppo non è, è un infortunio che va alla lunga. Speriamo di no, ma le sensazioni sono queste. Detto passaggio da metà campo penso che non sia mai volontario. Però difficilmente fischiano quel tipo di fallo lì, in quella situazione, però è successo. Come ha detto lei, il primo tempo è stato giocato su ottimi livelli, potevamo chiudere più del doppio vantaggio perché aveva avuto altre occasioni, soprattutto con Sivilla, però ben giocata. Poi nella ripresa eravamo consapevoli che il Pineto è un'ottima squadra, che ci poteva creare delle difficoltà, però tutto sommato, come ha detto lei, non è che abbiamo sofferto eccessivamente, ci siamo chiusi bene, abbiamo avuto la ripartenza più volte per chiudere la partita, così è stato e questa è un po' la partita di oggi. È una vittoria che sa tanto di playoff? Una vittoria che giunge meritatamente, perché noi nelle ultime 3 o 4 partite abbiamo raccolto, mi sembra, 3 punti, meritavamo tutte vittorie, abbiamo giocate tutte come oggi, creando occasioni, però magari sbagliando, però non eravamo preoccupati, perché quando una squadra crea occasioni, gioca al calcio, penso che prima o poi i risultati arrivano, così è giunto oggi. Sicuramente oggi per noi era una partita impegnativa e difficile, perché siamo consapevoli della forza del Pineto, delle qualità di questa squadra e perciò abbiamo dovuto giocare un'ottima gara. Due squadre potenzialmente in lotta per i playoff, chiaramente una molto meglio dell'altra, però insomma sono due squadre attrezzate per arrivare fino alla fine, Pineto e Cannatese. Assolutamente sì, assolutamente sì. Adesso loro farà male l'infortunio di Stefano Madio, sì. No, stavamo dicendo io e te fuori onda, perché comunque sì, Stefano è un giocatore importantissimo. Sia per la Serie D che per la Lega Pro, io ho giocato in Lega Pro un anno, quindi io conosco bene Stefano. E poi tra l'altro mi sembra che anche Marianeschi, un altro giocatore, sì, per loro, è entrato per sostituire Amadio e poi non ce l'ha veniva fatta, veniva da un infortunio. Chiariamo, su Marianeschi non è una ricaduta, al terzo gol della Cannatese era fuori gioco, poi cercheremo di rivedere tutto, vi dico già che non si capisce se è fuori gioco oppure no. Vi dico che Marianeschi, nel seguito dell'intervista, poi abbiamo tagliato per esigenze di spazio, a Mauro ci ha detto Marianeschi è dovuto uscire, ha preso un colpo ad un occhio, non vedeva ad un certo punto, non vedeva praticamente più niente e quindi per questo è stato sostituito, però effettivamente è anche sfortunato perché oggi rientrava dall'infortunio. Sì, lo spero per lui, perché comunque è un ragazzo che mi sta molto simpatico e spero che non abbia avuto una ricaduta, perché veniva da uno stiramento, più o meno il problema che ho avuto io, e spero che non sia nulla di grave per lui, dai. Vediamo gli episodi da Moviola, sono 4, l'ultimo lo abbiamo messo, ma vi dico già che in alcune circostanze non riusciremo a dirimere, non riusciremo a dare un giudizio. Allora, questo è il calcio di rigore che porta in vantaggio l'area Cannatese, il lancio di Borrelli, io penso che qui non ci siano dubbi, vero Claudio? Penso. Grande controllo di Pera. Penso sia netto. Vabbè, poi Pera è un attaccante che gioca proprio su queste cose, comunque sì. Lui è molto forte in aria e ha aspettato proprio il portiere, si vede che sposta palla e il portiere è in ritardo e penso sia ineccepibile il rigore. Sì, e infatti neanche il Pineto ha protestato più di tanto. Vediamo il prossimo episodio da Moviola, non ricordo l'ordine, quindi andrò un po' a braccio. È l'episodio che potrebbe cambiare il destino della partita. Retropassaggio di Borrelli. Sprecace aspetta il pallone, arriva la pressione di Tomassini, lo prende con le mani e quindi è retropassaggio. Vi dico che nell'intervista Alessandrini si è arrabbiato molto, ha detto l'arbitro ci ha messa un po' tutta per riaprire la partita, cioè a un certo punto sperava quasi che si riaprisse, più o meno ho fatto una specie di parafrasi. Questo è il tocco di Borrelli. Andrea, voglio un tuo giudizio.
È un chiaro retropassaggio. I compagni della difesa sono molto vicini a Borrelli, lui va a colpire profondamente il pallone, voleva servire il portiere, alleggerire, e il portiere aveva tutto il tempo di giocarla senza problemi con i piedi perché non c'era nessuno. È una leggerezza di Sprecacè che, ricordo, compì un errore piuttosto marchiano anche ad Avezzano, anche se la Recanatese vinse la partita. Claudio? Secondo me è un retropassaggio, comunque va in anticipo al giocatore del Pineto, addirittura ci va di piattone, quindi si vede che la indirizza verso il portiere. Ok, altro episodio da Moviola, è il terzo gol della Recanatese, poi vedremo anche il secondo. Allora, c'è questo calcio di punizione di Olivieri che batte Raparo, pallone verticale, tutti si fermano, Pera mette il pallone in rete. Allora, io ero presente... Le proteste, come vedete, non sono state eccessive e chiaramente non sappiamo se Pera parte in posizione di fuorigioco oppure no, perché quando si apre l'inquadratura già il pallone è già partito da un pezzo. Questo è il momento, si può solo provare ad intuire, noi non ci sbilanciamo perché sarebbe stupido in un caso o in un altro dire che è rigore o rigore, che è fuorigioco oppure no. Quindi Claudio, non ti chiedo... Però vorrei dirti una cosa, c'è un'altra azione in questa partita che si vede proprio Pera che gioca sul fuorigioco aspettando il passaggio del compagno. Ragazzi, lui è un giocatore che gioca su queste cose, io guarda, non si vede, non lo posso dire, però non ci metto la mano sul fuoco che è fuorigioco, perché ti ripeto, lui gioca proprio su queste cose, quindi è molto probabile che stesse in gioco, poi ti ripeto, magari stava un metro fuori, non lo possiamo dire perché non si vede, sarebbe... Allora, la cosa che ci ha stupito, Andrea, e chiamo in causa anche te, la cosa che ci ha stupito è, tra virgolette, la mancata protesta, cioè una protesta eclatante da parte dei giocatori del Pineto che rimangono un po' fermi, si girano verso il guardaline, però non c'è un, di solito in questi casi forse perché qualcuno di Raparo si è accorto che qualche compagno di squadra non ha fatto il movimento come avrebbe dovuto. Poi dire se era fuori gioco o no è impossibile da queste immagini, però probabilmente qualcuno è rimasto attardato, anche il terzino destro che vediamo non è particolarmente alto, quindi potrebbe essere stato anche il terzino a tenere in gioco Pera oltre che il centrale, però è come se i difensori del Pineto si guardassero un po' intorno, avendo capito che sono stati sbagliati i movimenti, che non sono stati sincroni perlomeno. Assolutamente. Vediamo il quarto episodio della Moviola. Il Francavilla col Cesena gioca sabato? No, gioca domenica. Vediamo il quarto episodio, lo abbiamo messo, è il gol dello 0-2 di Sivilla. Lo facciamo vedere, anche in questo caso non si vede se Sivilla sia dietro o davanti alla linea del pallone. Secondo noi comunque parte dietro. Lo abbiamo inserito perché oggi al termine della partita il direttore generale Pietro Giammarino mi ha chiesto di rivedere l'azione, poi l'abbiamo rivista direttamente allo stadio. Proviamo a farla rivedere per far capire che in fondo non è che si veda tantissimo, però mi sembra di poter dire che si tratti di un gol regolare. Va bene, comunque prestazione da dimenticare del Pineto, assolutamente. Al di là del gol segnato da Orlando, partita da prendere e rivedere tante volte per vedere. 2019 da dimenticare. Com'è? 2019 da dimenticare però, sì, per il Pineto. È anche l'ultima parte del 2018, perché insomma non vince dal 2 dicembre il Pineto. Insomma, sì. Qualcosa non va. Vediamo l'ultima partita delle abruzzesi, la Vastese che impatta 2-2 col Sant'Arcangelo. Stefano Recanati. Un gol di Nicola Fiore al 95esimo evita una sconfitta alla Vastese che poteva complicare e non poco la corsa salvezza dei biancorossi di Montani. La squadra biancorossa si presenta a questa sfida con 0 punti conquistati in altrettante apparizioni ed allora Montani cerca di dare una svegliata alla squadra mandando in panchina Fiore, scegliendo Leonetti, Shiba e la velocità del classe 98 Conè. Il Sant'Arcangelo, 5 lunghezze più sotto della Vastese, non vince da ben 4 turni. Galloppa squalificato, in panchina c'è abbondanza, propone il 4-3-1-2 con Morone a giocare tra le
Angelini in supporto di Falomi e Bernardi. Dirige Simone Pistarelli di fermo. Sembra iniziare bene la Vastese, che al secondo minuto ci prova con un colpo di testa di Del Duca da calcio d'angolo, ma non inquadra lo specchio della porta. Tre minuti più tardi si affaccia in avanti il Sant'Arcangelo. Erroraccio di Selva e disimpegno, che si fa rubare la palla da Bernardi, su cui è bravo Cappellupo a salvare sul proseguo dell'azione e Bernardi a mettere incredibilmente fuori. Poi il numero 10 rimane a terra, rientrerà in campo con una vistosa fasciatura alla testa. La partita stenta a decollare, complice anche la posta in palio pesante. Al 25esimo ci prova di nuovo la Vastese con Leonetti dei 25 metri, con Battistini non preciso che devia in angolo. 5 minuti più tardi, al 30esimo, la Vastese passa in vantaggio. Lancio di Cappellupo per Leonetti, che è entrato in area di rigore, viene messo a terra da Corvino. Per il signor Pistarelli non ha dubbi ad indicare il dischetto. Si incarica della trasformazione il capocannoniere del campionato, Leonetti, che spiazza il portiere per il vantaggio biancorosso. La Vastese capisce il momento importante della partita e continua a premere in attacco. Al 35esimo va in rete ancora con Leonetti, ma l'arbitro annulla per un presunto fallo dello stesso Leonetti su Corvino. 2 minuti più tardi ancora Leonetti si ritrova la palla del vantaggio, ma da due passi in posizione regolare calcia incredibilmente alto sulla traversa. Al 43esimo il Sant'Arcangelo perde Bencivenca per infortunio, al suo posto Gabrielli, che esattamente un minuto più tardi pareggia il parziale. Calcio d'angolo di Pigozzi, salta più in alto di tutti il neoentrato, che mette alle spalle di Selva. Il gol galvanizza i gialloblu, che nel primo minuto di recupero ha neanche l'occasione per portarsi in vantaggio, ma è bravo in questa occasione l'estremo biancorosso Selva sul numero 7 Fucchi. La ripresa riparte con gli stessi 22, con Leonetti che al terzo minuto ci prova dopo un bel movimento, ma il suo tiro finisce tra le braccia di Battistini. Ma 5 minuti dopo risponde il Sant'Arcangelo con Moroni, che a tu per tu con Selva si fa ipnotizzare dal numero 1 di casa. Montani allora manda in campo al decimo anche Fiore, passando così a un più offensivo 4-2-4, ma questo non premia affatto la Vastese. Infatti al 13esimo arriva il raddoppio dei romagnoli con Pescatore, ne è entrato, che a tu per tu con Selva non sbaglia per il vantaggio romagnolo. 3 minuti dopo la potrebbe chiudere il Sant'Arcangelo con l'ex Pescara Falomi, ma l'attaccante gialloblu si fa chiudere lo specchio da Selva. La Vastese fa una difficoltà enorme a imbandire azioni pericolose in questa ripresa, con il pubblico che rumoreggia l'Aragona. Al 24esimo è Fiore a suonare la carica con un tiro cross che crea più di un problema a Battistini. Ci prova con orgoglio la Vastese, che al 34esimo meriterebbe miglior fortuna, quando ancora Leonetti dall'interno dell'area di rigore colpisce la traversa a Battistini battuto. Ma quando la partita sembrava avviarsi ad un epilogo negativo per la squadra di casa, in pieno recupero al 49esimo arriva il gol di Nicola Fiore, che di testa in tuffo finalizza un lancio di Cappellupo. Finisce così con un pareggio che accontenta ben poco le due squadre, vista la posizione in classifica che occupano, e domenica prossima altra sfida delicatissima per la Vastese a Forlì, dove saranno in palio punti importantissimi. Mister Montani, per fortuna l'avete riacciuffata proprio alla fine. Questa è stata proprio una partita diversa, perché nel primo tempo sembravate in totale partita, sembravate di poterla portare a casa col massimo risultato. Avete mancato il gol del raddoppio, anche del terzo gol. Poi il secondo tempo è cambiato tutto un'altra volta. Sì, è vero, una partita dai mille volti, perché il primo tempo abbiamo approcciato bene, siamo partiti bene, la partita era in controllo, siamo andati in gol. E abbiamo avuto anche la palla del secondo gol, che purtroppo abbiamo sbagliato. Lì, secondo me, poteva essere, anche perché stava per finire il primo tempo, poteva essere una chiave di volta della partita. Nel secondo tempo, invece, purtroppo poi abbiamo preso questo gol ed è cambiata di nuovo a favore loro. L'inerzia è girata a favore loro. E da lì poi è subentrata anche molta paura. È evidente che in casa questa cosa sta diventando pesante e quindi i ragazzi ne risentono. Abbiamo di nuovo fatto un forcing, come è successo nelle ultime due o tre domeniche, creando diverse palle gol. Hanno avuto la palla loro del 3-1 per chiuderla, è stato bravo Selva, e poi siamo stati premiati. Per fortuna questa volta ci ha detto bene, perché nelle ultime tre partite veramente abbiamo creduto tantissimo a trovare questo pareggio. Sì, ma non è né da meno da quella di oggi. Anche oggi era uno scontro diretto importante, sarà uno scontro diretto domenica. Adesso le partite sono tutte importantissime, da qui alla fine i punti valgono il doppio, perché il giorno di ritorno non hai più prove d'appello, quindi non è Forlì, non è Sant'Arcangelo. Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e quindi ci prepareremo al meglio, come abbiamo sempre fatto, anche per la partita di domenica. Sì, brutto è che ci stiamo facendo il callo, perché è la quarta volta che prendiamo gol e fischiano la fine. Nell'ultime due settimane abbiamo perso due partite all'ultimo secondo e oggi pareggiata, quindi mi dispiace perché la classifica potrebbe essere sicuramente diversa. Io e i miei ragazzi credo che diano tutto, nonostante siamo un gruppo giovanissimo, però
nei momenti caldi non siamo lucidi a chiudere la partita o a non commettere ingenuità come quella del fallo che ha costato poi la punizione, poi la mischia. Bastava un po' più lucidità e la portavamo a casa. Oh, pareggio all'ultimo istante per la Vastese. Ora io capisco che a Vasto ce lo state scrivendo, cioè, c'è tanta delusione, tutto quello che volete. Però è anche vero, noi abbiamo visto il servizio e non abbiamo visto la partita. Però insomma avete visto una squadra che l'ha ripresa al 95esimo, ha preso una traversa, ma soprattutto gli hanno annullato, Claudio, vedevamo insieme e ci siamo meravigliati, gli hanno annullato questo gol che poteva valere il 2-0 in una partita totalmente diversa, vediamolo. L'episodio della Moviola. Oh, come... nemmeno giustamente Claudio, che cos'è che hai detto? Nemmeno cade il difensore, sì. Fallo presunto di Leonetti su Corvino. No, secondo me non c'è assolutamente niente. Secondo me è 0-0, perché poi di solito il difensore quando sente un contatto si butta per terra e l'arbitro te lo fischia sempre, ma in questo caso secondo me la mano appoggiata di Leonetti sulla spalla del difensore è stata talmente leggera che il difensore, ti ripeto, non si è nemmeno lasciato cadere, perché guarda, l'ha proprio girato, poi con questo tocco ha spiazzato il portiere, ma secondo me è un gol regolare. Andrea, secondo te? Sì, tutto estremamente veniale, non penso ci fosse nulla, gol regolare. Andrea, hai sentito Montari, ha detto c'è anche un po' di paura adesso, soprattutto quando si gioca in casa, perché c'è la necessità di fare risultato, la gente si aspetta il risultato e poi magari non arriva e allora secondo me non è stato compreso che questo campionato è nato storto e va portato in porto con la salvezza. Si pensava che la partita col Materica avesse dato la svolta definitiva e potesse essere l'antipasto di un girone di ritorno fatto alla grande, invece questo è un campionato che è nato male per la Vastese e che va gestito con grande attenzione affinché le cose non si complichino. Il fatto che la squadra abbia perso le ultime partite, che oggi con una squadra in grandissima difficoltà come il Sant'Arcangelo, che pensate le ultime due gare le ha giocate in casa e le ha perse oltre il 90esimo, situazione societaria difficile, situazione tecnica complessa pure questa, la Vastese non riesce a vincere in casa, evidentemente c'è un problema un po' di testa e c'è un problema di una piazza che non comprende che questa è una stagione che va gestita in un certo modo, senza mettere ulteriori pressioni a una squadra che queste pressioni non le ha rette sin dall'inizio. Bisogna stringersi e compattarsi intorno alla squadra affinché arrivino quei risultati che portino alla salvezza, che non è affatto scontata, l'ho detto per il Giulianova, lo dico a maggior ragione per una squadra che ha meno punti del Giulianova come la Vastese. Certo, Jacopo, Montare è indifendibile, Palestini messo in panchina è assurdo, no, ma io non, chiariamoci, io non devo né attaccare né difendere nessuno, non è il mio compito e neanche mi interessa. Io invito solo un po' tutti a riflettere, perché poi bastano un paio di partite fatte male o un paio di partite fatte bene, soprattutto in una classifica molto complessa come quella del Girone F, per modificare alcuni equilibri. Voi mettete 4 punti in più alla Vastese, siamo già dall'altra parte, si parlerebbe già di rincorsa ai play-off e stiamo parlando di 4 punti, cioè non 50. Stessa cosa valga per il Francavilla, per tutte le altre compagini, ci siamo capiti. Io dico solo che poi le scelte giustamente possono essere criticate dovunque, a qualsiasi latitudine. Poi però spesso e volentieri il calcio riserva delle sorprese brutte o belle a seconda dei punti di vista, una domenica sì e quell'altra pure. Vediamo il prossimo turno perché siamo in chiusura. Avezzano Agnonese, Forlì Vastese, Francavilla Cesena, Jesina Isernia, Materica Giulianova, Recanatese Campobasso, Sammorese Castelfidardo, San Giustese Montegiorgio, Sant'Arcangelo Pineto, Savignanese Notaresco. Prima di chiudere, ringraziando il Francavilla ovviamente in primis e anche Claudio Cafiero, grazie. Ti chiedo però, sì, che cosa ti è rimasto perché dell'esperienza dell'Aquila? Guarda, te lo chiedo perché chiaramente non è un'esperienza come tutte le altre. Sì, no, infatti è una domanda un po' bruciapelo questa. Guarda, mi sono rimaste tantissime cose positive, come il gruppo, noi eravamo, ci aiutavamo sulle piccole cose, sulle cose proprio di vita, sulla quotidianità.
E questo in campo ci ha dato una forza che secondo me abbiamo fatto un miracolo l'anno scorso. Noi abbiamo fatto i playoff senza stipendi, sì, davanti a squadre come appunto il Francavilla, dove sono quest'anno, e ringrazio tutti, a partire dal presidente, allo staff e tutti i giocatori, sì, una società ineccepibile in tutto, in queste categorie penso non ce ne sono, ma nemmeno in Lega Pro forse ce ne sono pochissime. Ti ripeto, abbiamo fatto un miracolo, però dietro queste persone, questi ragazzi, ci sono appunto presidenti che lasciano ragazzi di 17-18 anni, perché gli under hanno questa età, 17-18-19 anni, non senza stipendio, ma senza la quotidianità, come ti dicevo, cioè senza i 10 euro per andare a fare la spesa. E per me questa è la cosa, la gente che non ha cuore, perché lasciare ragazzi che stanno fuori casa senza i soldi per fare la spesa e mangiare, per me è una cosa indescrivibile. E questo ci ha stretto talmente tanto che siamo diventati, ecco, come ho detto a te, prima che giocatori siamo diventati davvero amici, e ci siamo stretti così tanto che poi in campo abbiamo avuto dei risultati straordinari. Con alcuni ti senti ancora? Assolutamente sì, ma quasi con tutti. Anche con parecchi li sto incontrando ancora da avversari quest'anno. Sì, Padovani, Ruci prima. Padovani, Ruci, Sieno, Ranelli a Campobasso, sì. Fabrizi che gioca con me per fortuna, e li sento ancora tutti. Grazie Claudio, davvero. Grazie anche per quest'ultima risposta, che non avevamo dubbi sarebbe stata davvero di altissimo profilo, come sei tu. Grazie Claudio Cavero, in bocca al lupo per la prossima partita. Noi ovviamente già normalmente tifiamo per le abruzzesi, ed è normale, ma poi devi sapere che noi, per tenere vivo il campionato, insomma, diciamo un po' che al Cesena gliela cuffiamo un po'. E allora ancora di più in bocca al lupo per settimana prossima. Grazie Claudio, grazie Andrea Costantini, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie a Maurizio De Qui in regia, a tutta la squadra di TV6. L'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima 19:30 in un formato spaziale, perché andremo dritti fino a Pescara Brescia, e quindi ci vediamo domenica prossima 19:30, canale 14 e Digitale Terrestre. Buona serata.